Prevenzione, diagnosi e cura per ogni tipo di traumatologia sportiva, rieducazione motoria e funzionale, riabilitazione respiratoria, attività adattata e compensativa, ginnastica posturale, massoterapia decontratturante, massoterapia riflessogena, massoterapia per drenaggio linfatico post-intervento, riflessologia plantare, TECAR, nuovo servizio, valutazione posturale, analisi stabilometrica, analisi baropodometrica e analisi posturale 3D. Abamed, bioingegneria dello sport. Ci trovi a Bovalino in via Primerano 4. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. A Edil Ceramiche, il punto di riferimento per le soluzioni della vostra casa. Sanitari, arredo bagno, ceramiche, termoidraulica, tutto all'insegna della qualità di prodotto. Tra Edil Ceramiche, a Roccella Ionica, in via Gramsci. Cortese Serramenti, lo trovi sulla strada statale 106 Stignano Mare, Reggio Calabria, telefono 0964 77 30 14, oppure vai sul nostro sito www.nicolacortese.it. Cortese, il futuro di domani. Scali Arredamenti ti aspetta a Gioiosa Ionica con il suo nuovo e ampio showroom con le ultime novità delle cucine Scavolini, ma anche il design innovativo di Ernesto Meda. Scali Arredamenti pensa anche ai più piccoli, con le camerette Moretti Compact e con la possibilità di avere la progettazione in 3D. Vieni a trovarci a Gioiosa Ionica, nel viale delle Rimembranze 110. Ti aspettiamo! Benvenuti, nuovo appuntamento con tutti in campo, penultimo appuntamento, siamo nella fase topica decisiva dei campionati di cui ci occupiamo solitamente, che sono Serie D, Eccellenza, Promozione, Girone B, Prima Categoria, Girone D principalmente, ma anche C. Di tanto in tanto apriamo una finestra, solite cose prima, canoniche operazioni di apertura, e cioè subito i numeri 392-0099-775, manco a dirlo perché già scorrono i primi messaggi, con noi potete interloquire con gli SMS. Soltanto per addetti ai lavori, quanto mai questa sera, ora vi renderete conto anche delle presenze numericamente tante questa sera, sarà veramente molto difficile prevedere altra roba. Quindi soltanto per addetti ai lavori 0964 863600. Avremo collegamenti telefonici, avremo Torino Chiera da Torino e avremo in studio questa sera, scendono in campo, partiamo dalla mia sinistra, abbiamo i ragazzi stoici, ieri avevano fatto un'impresa perché hanno vinto con l'Aurora in maniera molto sportiva, noi ci eravamo quasi messi a ridere con la volta passata, perché c'era Scorrano, il tecnico del Gioiosa, perché voleva a tutti i costi vincere questa partita. Ci sembrava strano perché il Gioiosa aveva già un piede nel campionato, cioè poteva permanere tranquillamente. Invece ieri hanno giocato come se giocassero una finale con la squadra ex capolista, che adesso vedrete deve vincere a tutti i costi per sperare poi di vincere il campionato con lo spareggio. Ma adesso vi spiegheremo bene i meccanismi non soltanto della promozione. Dicevo, in studio per il Gioiosa Ionica, Nicola Catalano, Giuseppe Vallelonga e Andrea Mesiti, Catalano e Mesiti, più volte nostri ospiti quest'anno. Poi andiamo alla mia destra e salutiamo, abbiamo intanto la faccia, il tecnico del, lo inquadriamo, il tecnico del Siderno, che buonasera. Ringraziamo immensamente perché insomma da merito ha avuto difficoltà quest'anno, altrimenti avrebbe partecipato ben volentieri a qualche altra trasmissione. Sul finire ce l'ha promesso ed è qui e siamo veramente molto contenti. Poi abbiamo Lino Cogliandro, direttore sportivo del Bocale, all'indomani della sconfitta le fa onore la sua presenza, ma non avevamo dubbi che malgrado un campionato esaltante ci fosse qualche intoppo, e comunque è stato qui anche il suo fratello, il presidente, qualche settimana fa.
ci ha parlato appunto del vocale, ma adesso vediamo un po' anche in termini di prospettiva futura che cosa compete alla sua squadra. Poi abbiamo i ragazzi del Siderno, Cesare De Luca, Luca Savasta e Agostino Futia, tre giocatori cardine di questa formazione bianco-azzurra. Torino Chiera, già lo dicevo, è da Torino collegato, lo vogliamo sentire, è una sorta anche di prova microfonica la sua. Benvenuto Tonino, tantissimi temi questa sera, non può essere diversamente, sì, perché siamo tutti, all'epilogo. Buonasera a tutti, ospiti, saluto affettuosamente Nino Cogliando, Pippo Lafargio, tutti gli ospiti, tutti. Avremo anche un credito ritorno telefonico, perché tra poco sentiremo anche Salvatore Grasso, il direttore sportivo dell'Igea, prossima avversaria della Roccella, la Serie D, mancano tre giornate, ma anche lì insomma i conti si fanno facilmente. Lo faremo da qui a poco, intanto la copertina io la dedicherei, vero la fascia? Alla squadra che ha vinto il campionato di eccellenza all'Isola. Andiamo alla festa a Isola Capo Rizzuto, prima clip. Finisce la partita a Isola Capo Rizzuto, l'Isola Capo Rizzuto è in Serie D, vince il campionato e complimenti alla squadra, complimenti alla dirigenza, complimenti alla tifoseria, complimenti a tutti. Rieccoci, ma non è l'unica clip, torneremo tra poco a Isola, avremo anche il servizio sulla partita per quel che conti. La Serie D può far il caso dell'Isola secondo te, la fase, mister? Secondo me sì, perché l'hanno programmata da un paio di stagioni. Io conosco tutto l'entourage della società e hanno un grandissimo presidente, hanno una buona struttura societaria, hanno strutturato un campo sportivo eccellente che non manca di niente, dalla sala stampa alla sala, al pronto soccorso, a tutto. E hanno anche una discreta, tra parentesi, discreta forza economica, e poi non dimentichiamo che sono a due passi da Crotone, potrebbe tranquillamente essere il serbatoio giovanile del Crotone da questo punto di vista. Ecco Nino, io se dico che la squadra che più merita questa vittoria finale, molti concordano. Se dico che la squadra che merita anche perché ha più speso in questo campionato, spesso ci attiriamo delle critiche. Veramente già all'inizio aver fatto entrare nello staff principale un ragazzo come Totò Mazzei e Salerno come allenatore già era un biglietto da visita non da poco. Mm-hmm. Dopo giustamente ci metti che la spesa non è stata piccola, onestamente, allora a questo punto è tutto fatto praticamente. Allora, vediamo, diciamo il quadro che non è stato neanche molto facile, perché la città novese vista da me un paio di volte
è una gran bella squadra quest'anno. E tra poco anche di Cittanovese parleremo. Vediamo il quadro intanto per renderci conto anche delle altre cosa hanno fatto in questo fine settimana, in questa penultima, campionato di eccellenza, i risultati e poi la classifica, così analizziamo meglio con Gesualdo. Luzzese Gallico 2-1, Siderno Acri 5-1, Scalea Cittanovese 2-2, Cutro Corigliano 1-0, Isola Locri 4-1, Trebisacce Paolana 5-5, Reggio Rogiano 2-1, San Biase Lamezia 2-0. La classifica: vince il campionato l'Isola 75 punti, Cittanovese 69, Lamezia 44, Trebisacce 43, Acri 41, San Biase 39, Scalea, Paolana 38, Locri, Siderno 36, Luzzese 34, Gallico 33, Reggio, Corigliano 32, Cutro 30, Roggiano 20. Analisi di Gesualdo. Analisi per quanto come consuetudine. L'Isola non mi pare che è una sorpresa, ha rispettato in pieno quelle che erano i programmi e le previsioni, anche se con molta difficoltà, perché si pensava facesse meglio di quello che ha fatto. C'è da elogiare la Cittanovese che fino alla fine ha ostacolato il cammino semplice e facile dell'Isola, quindi complimenti all'Isola, però ti ripeto, nessuna sorpresa, in quanto quello che ha speso, i giocatori che facevano parte, l'allenatore che faceva parte, faceva pensare, come è giusto che sia, che non avesse avuto nessuna difficoltà a tornare a prendere vincere questo campionato. Per quanto riguarda invece la zona di retrocessione, c'è da fare i complimenti al Siderno e all'Ocri. Continuo sempre a dire di più all'Ocri perché l'obiettivo era diverso rispetto a quello del Siderno, però a noi fa piacere sia l'uno che l'altro, quindi complimenti sia al Siderno che all'Ocri. Per il resto sono cose che ci interessano relativamente, perché è ovvio che c'è qualche squadra in fondo che dovrà lottare fino alla fine. Penso che ancora non c'è l'ufficialità, però dovrebbe succedere veramente il finimondo perché il Locri o il Siderno potesse avere difficoltà nel festeggiare la salvezza una domenica di qua alla fine. Guarda, proprio in questo momento passa un messaggio, speriamo che il Varese riconosca tutti i meriti alla faccia, adesso ricordo cosa testualmente abbia scritto il nostro ascoltatore, che alla faccia questo signore qui abbia tutti i meriti per la salvezza al Siderno. Io ha proprio tutti i meriti? Continuo sempre a dire che i meriti sono solo esclusivamente non dei direttori sportivi ma degli allenatori per raggiungere gli obiettivi che si prefiggono dall'inizio. Io non ho mai criticato la faccia sotto l'aspetto del gioco, perché non ho mai visto il Siderno quest'anno e quindi non potevo, e lui in un certo qual senso che in qualche modo ma criticato dicendo che non avevo né il diritto e né tantomeno la possibilità di criticare, in quanto io non sono nessuno. Io ho detto semplicemente che non sono nessuno, solo ho giocato in tutte le categorie dall'eccellenza fino a là, e ho allenato in tutte le categorie dall'eccellenza fino a là, quindi potevo permettermi non di giudicare, ma nonostante tutto non ho mai giudicato. Io ho giudicato solo il comportamento in alcune occasioni del signor Laface, così come dei giocatori del Siderno, perché questo faceva sì che una squadra che doveva lottare per un obiettivo diverso si è trovata a lottare per la retrocessione, perché l'atteggiamento non era quello giusto. Non dimentichiamoci che il Siderno ha perso tante partite proprio perché è stato obbligato a giocare in inferiorità numerica per espulsione prima di uno e poi dell'altro. Quindi la mia critica era dovuta solo e esclusivamente a quelle, non all'atteggiamento che aveva la squadra sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto da come si comportava in campo. Allora andiamo per ordine. Tutto cominciamo qua. Cominciamo. Penso, no, sì. Mi deve rispondere perché assolutamente se mi date la mi dica la se ho detto qualche stupidato, qualcosa non vero. Allora, dovrei dire qualcosa pure io dopo. Benissimo. Certo. Allora, le volevo dire io sono qua stasera perché avevo un impegno con questa televisione, perché volevo esternare la mia soddisfazione per il grande comportamento che hanno avuto i ragazzi in questo secondo scorcio del campionato. Voi parlate di meriti miei, ma i meriti sono dei ragazzi che hanno fatto 6 partite, 6 finali, una migliore dell'altra. I meriti anche della società che mi ha richiamato a 7 partite della fine. Hanno avuto, io glielo ho detto, avete avuto il coraggio dell'incoscienza, perché se poco avessimo sbagliato qualche partita, oggi invece di avere 36 punti, e che non siamo ancora salvi, lo sottolineo, matematicamente, perché nel calcio io faccio parlare solo i numeri, la matematica mi dice che non sono salvo, quindi io mi devo preparare bene per andare a giocarmi la partita a Cittanova, perché lo so, dovrebbero verificarsi una serie di cataclismi, però se si verificano noi dobbiamo essere pronti ad evitare anche questo. Quindi e poi la partita che andiamo a fare domenica non è delle più facili, anzi
Sì, ma rispondiamo Albanese. Cioè però il signor Albanese, io non ho detto mai che il signor Albanese non ha diritto di replica, assolutamente. Io non ho questo tipo di linguaggio, perché ho molto rispetto per le persone e soprattutto per la stampa con i quali dialogo e colloquio in continuazione. Io se mi sento dire in alcune occasioni alcune cose, è chiaro che io non le mando a dire. Io ho tanti difetti. Tra i miei difetti non c'è sicuramente l'incoerenza, l'onestà intellettuale e morale. Io me ne sono andato da Siderno, attenzione, me ne sono andato, nessuno mi aveva cacciato, alla nona partita perché avevamo fatto una serie di risultati non utili, non in linea con quello che noi ci eravamo prefissi. Io non più di un paio di settimane fa avevo detto al signor Albanese che probabilmente il fatto di non essere in panchina avrebbe potuto anche nuocere alla squadra per quella famosa polemica allenatore sì, allenatore no, squalificato. Io lo sapevo e avevo ampiamente calcolato che se le cose fossero andate bene sicuramente ne avrei giovato anch'io. Nel momento in cui le cose si fossero messe male, come poi si sono messe, sicuramente c'era l'aggravante, che ero un allenatore con la condizionale. Quindi il problema è questo. Chiaramente ho sentito dire un sacco di cose non vere, perché non erano vere, perché si diceva la preparazione atletica qua, noi abbiamo iniziato già pronti e via la preparazione. Ma sta parlando rispondendo a quello in generale, che in generale, no, in generale, in generale, no, su quello che ha detto lei, su quello adesso le rispondo subito. Io non ho detto mai, allora finisco con lei, su quello che ha detto lei, io non ho detto mai che lei non ha il diritto di replica. Io se vuole, se proprio le devo essere sincero, perché sono sincero, il massimo rispetto suo e della televisione che mi ospita. Devo essere sincero, non ho mai visto un apprezzamento nei miei confronti. Io non più di due settimane fa ho detto che alleno in eccellenza da 22 anni, ho fatto quasi 1000 presenze, ho fatto 16 salvezze con il Bacalate, ho vinto un campionato di eccellenza, ho fatto 3 finali di Coppa Italia, ho vinto 3 campionati di promozione, ho avuto qualche esperienza anche in Serie D, ho vinto una Supercoppa regionale, ho vinto 2 campionati di Under 18. Lei dice, ma lei i meriti se li ha da lei? No, come io mi do dei meriti, no, mi prendo anche i meriti. Non è vero. Il mio curriculum parla di certe 1000 presenze in queste categorie. Penso, e questo purtroppo mi duole un pochettino, perché sì, significa che sono un pochettino avanti con l'età. Con l'età sono uno dei più anziani a militare in questi campionati. Quindi io sono la persona più umile e più buona di questo mondo, però io preferisco essere attaccato. E io sono uno che accetto la discussione con tutti e poi faccio le mie valutazioni, e sono uno che non dico che non prendo i consigli. Se i consigli per me sono giusti li prendo, perché mi fa piacere. Tante volte lei ha avuto ragione, come l'ho dato atto per il fatto della squalifica, tante altre volte non mi ha trovato assolutamente d'accordo, ma penso che lei da questo punto non sono d'accordo sul fatto, per esempio, sul fatto, per esempio, le faccio un altro esempio. Io le faccio chiarire, perché telefonicamente, certo, lo spiego alla gente a casa, che adesso che cosa si mettono a fare a dire qui in trasmissione. No. Spesso si sono beccati telefonicamente. No, ci siamo beccati. Sono qui presente. Lui ha avuto rispetto di me come persona, e ho avuto rispetto di lui. Io lo rispetto come calciatore. Lo so anch'io che probabilmente con la raccolta delle figurine panine tante volte l'ho attaccato al mio album. Avessi saputo non l'avrei fatto, però voglio dire, ma questa è una battuta, no? Volevo dire, però per esempio la partita con il Locri, voglio dire, no? Io qua ho sentito dire tecnicamente l'ha vinta il Locri. Che significa tecnicamente l'ha vinta il Locri? Noi in quella partita abbiamo fatto 4-5 palle gol, abbiamo preso un tiro in porta, un palo da 40 metri. Allora, il giornalista, l'esperto, deve giudicare giustamente in tutta scienza e coscienza quello che lui ha visto e quello che lui vede, però di fronte all'evidenza non può dire tecnicamente. Che significa il giudizio tecnicamente? Anche in questo caso, mi scusi, è stato detto in quella trasmissione. Lei, io tantissimo rispetto a Locri e tantissimo rispetto a Ciccio Ferraro, ma noi sappiamo che il Locri qua e là gioca un tipo di gioco il campo, mentre sappiamo quello della Facce. Questa è un'agenda metropolitana. Io le mie squadre cerco di farle giocare secondo il mio credo calcistico e secondo il materiale che ho a disposizione. Certe volte ci riesco bene, certe volte non ci riesco male, ci riesco meno bene. Però quello che voglio dirvi, poi ho sentito dire anche che io sto sfruttando il lavoro fatto. Lei ha detto a un certo punto, appena si è sparsa la voce, che io dovevo essere allenatore, io al posto della società non l'avrei fatto. Lei oggi ha torto. No. Le spiego. Lei oggi ha torto, perché chiaramente lei oggi ha torto, perché i fatti e i numeri parlano diversamente. Ciò non toglie che lei ha
ha l'obbligo di dire la sua. Sì, ma ci mancherebbe che quando io, ha finito, poi io non la disturbo più. No, e lei non interverrò più, non la interromperò più. Poi lei ha detto una volta, che sei partita dalla fine questo discorso, che io sfruttavo il lavoro fatto dal mio predecessore. Massimo rispetto per il mio predecessore, ma io sono stato chiamato perché quella squadra è in difficoltà, se no altrimenti la società non mi avrebbe chiamato. Ora, massimo rispetto, e si è sentito dire tante cose sui calciatori, gli allenatori non li cacciano i calciatori, gli allenatori li cacciano i numeri. Io le voglio dire anche questa altra cosa e poi chiudo, non parlo più. Il sottoscritto in 15 partite, no, su questo fatto, e poi per me sarà il mio migliore amico. No, ma o quantomeno io l'altra volta le ho detto il mio amico albanese, lei mi ha detto purtroppo io purtroppo non lo conosco nemmeno. Stasera vi conosco, stasera, e prima di andarcene, certo, vi do un grande abbraccio. Certo. Altro elemento, sarete uno dei miei amici, uno dei Lilli amici miei. Beh, quello che volevo dirvi. Scusate, ragazzi, quello che volevo dirvi, no, e poi quello che volevo dirle io, quello che volevo dirle io, nella mia esperienza nel Sidenna in quest'anno, ho fatto 15 partite ottenendo 22 punti, una media di 1,25 quasi a partita. Probabilmente, se le rapportiamo, ma questo con il senno del poi, ma nel calcio non esiste, se le avessimo rapportati a 30 partite saremmo andati a 44 punti, a una media di quarto quinto posto. Non è successo, per la prima fase io mi sono assunto le mie responsabilità, me ne sono andato e voglio citare, ed è giusto che tutti lo sappiano, io ho lasciato quello che mi doveva il Siderno, una parte di quello che mi doveva dare fino a quel momento al Siderno, perché sono talmente mi sentivo talmente in colpa verso la città che mi ha ospitato così bene, verso la società che con me è stata sempre gentile e verso i calciatori e soprattutto i tifosi, che ho deciso di andarmene a casa senza chiedere nulla. Nel momento in cui mi hanno richiamato, non ho avuto un attimo di esitazione per ritornare. Certo, non pensavo che avremmo fatto questo percorso, perché, però ce l'abbiamo messa tutti. Benissimo. Allora, adesso poi, Poi non, poi sentiremo anche il giudice di pace con gli altri. No, volevo dire che di tutte quelle cose che mi ha dato non ce n'è una che merito. Allora, per quanto riguarda naturalmente il lato tecnico nella partita di Locri Siderno, io non ho detto assolutamente niente, perché continuo a dire, non ho mai visto una partita né del Locri né del Siderno, quindi non avrei potuto dire che il Locri ha vinto o ha perso perché il Siderno ha giocato in un modo mentre il Locri in un altro. Io ho detto semplicemente che immagino che sotto l'aspetto del gioco, conoscendo l'allenatore del Locri, non conoscendo il Siderno la faccia, ho detto sotto l'aspetto del gioco so che il Locri applica con un certo tipo di gioco che è molto piacevole e che quindi non ha niente a che vedere col risultato avvenuto. Per il secondo, la seconda cosa che lei dice è tornato, io ho detto non avrebbe dovuto chiamare l'allenatore, io mi sono permesso di dirlo perché lei è andato via giustamente perché l'obiettivo del Siderno era diverso di quello che stava attuando e quindi si è dimesso, elegantemente, giustamente si è dimesso. Quindi evidentemente le cose non andavano per come si sognava né la società e neanche lei. Poi è arrivato l'allenatore che l'ha sostituito. A quel punto io dico, come società, non richiamo l'allenatore che ho esonerato, perché se l'ho esonerato vuol dire che non ero contento per come si stava comportando. Il terzo, io ho detto sempre, se si ricorda, l'accusa era nei suoi confronti, ma non nei confronti del signor Laface, nei confronti del Siderno, che riconferma un allenatore squalificato per 6 mesi. Io ho detto io non l'avrei mai fatto, perché so benissimo che l'allenatore in panchina è determinante. Ecco il motivo per il quale le dico, quando una squadra perde io non faccio i complimenti all'allenatore, do colpa all'allenatore, così come quando vince complimenti all'allenatore. Ecco perché vuole intervenire il signor direttore sportivo, perché ho detto che il merito è solo esclusivamente dell'allenatore, nel bene e nel male, cioè nel bene il merito, il demerito. Quindi complimenti a lei che ha preso una squadra che pensavamo tutti ormai che non ce la facesse ed è riuscito, mi pare, 6 risultati utili consecutivi che hanno consentito al Siderno di salvarsi, anche se manca ancora una giornata, a una domenica prima della fine. Le posso dire una cosa, tanto per continuare in questo... È come nelle, basta, più, però, è come nelle più belle favole, vissero tutti felici. Cogliandolo. Io penso di aver sbagliato serata. Cogliandolo poi chi era? Perché praticamente. Stasera alla Face non parleremo proprio stasera. No, suppongo che alla Face ci freghi un po' a tutti. La scena. No, assolutamente. No, niente, volevo non replicare perché è un discorso pagato il mio. E lei pensa, signor Albanese, che l'isola avrebbe vinto il campionato
solo con Salerno e basta, i giocatori chi li prendeva. Credo che gli abbia dato una bella mano d'aiuto il direttore sportivo. Mi scusi. Magari noi faremo meno fotografie degli allenatori, sicuramente. Allora, siamo delle persone che lavoriamo non sul campo, a differenza degli allenatori, ma vi posso garantire che in certe categorie, lasciamo perdere la promozione, già una categoria, diciamo così, non eccezionale, però si incomincia, più alto va e più incomincia veramente a sentire il peso. Soprattutto noi facciamo parte del gruppo Adise, dove abbiamo mandato un'altra a battaglia il direttore della Vibonese nel Consiglio Nazionale, insieme a Martino e a Jacopino. Abbiamo tre regini fra i 15 componenti con il direttore Marotta, e ci stiamo facendo veramente onore da certi punti di vista, perché lavoriamo nell'ombra, però vi posso garantire che non è facile. Non è facile perché oggi, soprattutto con questi problemi economici che poi ha un po' colpito tutto, anche lo sport naturalmente, fare una squadra oggi è difficile. Vabbè, ma lei comunque non sta rispondendo all'accusa che facevo, che non era un'accusa. E dopo io, per natura mia, onestamente, se dovrei fare una squadra, non l'affiderei solo all'allenatore per farla, perché se la squadra va bene, ma se va male che fai? Allora, io rispondo per dire che il merito è sempre dell'allenatore e solo dell'allenatore. Sai perché? Perché la società ha il merito di mettere a disposizione dell'allenatore i giocatori che pensano che siano adatti per raggiungere quell'obiettivo prefisso. Quindi voi avete finito, vi siete comportati bene per mettere a disposizione dell'allenatore o per vincere quella squadra. Se tutto va bene, se tutto va male, quindi incominci dei problemi. Ecco perché dico che non faccio gli elogi alla società e al direttore. Anche perché, mi scusi, l'allenatore viene scelto anche dal direttore sportivo. Ecco il motivo per il quale le dico che una volta che la società stabilisce quelli che sono gli obiettivi e sceglie quella squadra e prende l'allenatore, vuol dire che la società e il direttore sportivo sono convinti che l'allenatore che ha preso deve raggiungere. Se non li raggiunge, chi paga? L'allenatore. Però se li raggiunge, voi siete già gli artefici di chi avete messo a disposizione dell'allenatore e della squadra per raggiungere l'obiettivo. Ma se non li raggiunge, la colpa è solo dell'allenatore. Se invece li raggiunge, ecco poi il motivo per il quale dico che il merito è sempre dell'allenatore, perché la società ha il merito di mettere a disposizione dell'allenatore quello che gli permette le date economiche. È tutto. Okay. Ecco il motivo per il quale dico l'allenatore è tutto, perché anche un allenatore che ha una grande squadra che gliela mette a disposizione tante volte non è capace di sfruttare in pieno quelle che sono le caratteristiche di questi grandi giocatori, e lo esonerano. Quindi se invece lei prende un allenatore per mettere a disposizione di quella squadra convinto che deve vincere il campionato e lo vince, di chi è il merito? Solo dell'allenatore. Chiera, questa è la mia... andiamo a Torino. E parlo di uno che ha fatto l'allenatore, cioè, ma che sono stato esonerato. Quindi andiamo a Torino, Chiera, cosa fai? Rilancio o andiamo avanti? No, allora io voglio fare un discorso e poi, come ha detto Tizio, la pace faccio per sempre. Allora, premesso che se l'allenatore non ha la disponibilità dei giocatori non va da nessuna parte, primo. La squadra del Siderno è stata costruita da mister La Pace ed è chiaro che a mister La Pace rispondeva, non che non ha risposto al signor Figliomeni. Il signor Figliomeni, purtroppo per lui, ha ereditato una squadra un po' malconcia a livello fisico. I risultati, come ha detto mister La Pace, non gli hanno dato ragione e giustamente è stato mandato via. Ora, faccio questa domanda chiara. È chiaro, come ha detto lei prima, che si prende i meriti e i demeriti. Sicuramente avrà sbagliato qualche cosa all'inizio, la preparazione, gli infortuni che ci sono stati. Lei stesso è rientrato con la massima umiltà, come ha detto, ed è riuscito a far risalire il Siderno e tutti gliene siamo riconoscenti. Però questo mister non significa che quello che ha fatto Figliomeni non va bene, perché quello che ha fatto Figliomeni è, purtroppo, lui è arrivato in una situazione un po' disastrosa e secondo me, a mio modo di vedere, e lì ci sono giocatori, però è chiaro che i giocatori non me lo diranno mai, però io vivo a Torino e faccio delle domande particolari ad allenatori di Serie A e tutti mi hanno risposto la stessa cosa. Se non si ha la disponibilità dei giocatori non si va da nessuna parte. Io credo, ma mi sbaglio, che probabilmente Figliomeni non avrà
ricevuto la disponibilità dei giocatori, gli infortuni che ci Tonino, ascolta, la disponibilità dei calciatori, se il calciatore non dà disponibilità all'allenatore, di chi è la colpa? Perché l'allenatore non dà disponibilità all'allenatore? Perché evidentemente non si comporta bene, non si sa comportare, non sa prendere il bene, e quindi è sempre colpa dell'allenatore. Perché i giocatori... Perché non danno la disponibilità ai giocatori nei confronti dell'allenatore? Fammi finire il discorso e poi mi rispondete. Prendete esempio dell'Inter di oggi. Dopo che è finito Inter-Sampdoria, io avevo scritto che il giocattolo si è rotto. Cosa che si è verificata? Voi avete visto che lo stesso Piole è andato in sala stampa e ha detto sono cose incredibili, ma è successo, ragazzi. Non lo so se adesso i giocatori si sono ritirati o meno. Io riconosco al signor al mister La Pace che ha un carisma eccezionale, una personalità incredibile e che riesce probabilmente a motivare dei ragazzi che solo lui riesce a farli. E io su questo mister carta bianca assoluta, però non mi sento assolutamente di dire che la salvezza del Fiterno è passata solo dalla parte del mister La Pace, anche se mister La Pace ha tutti i meriti. Un pezzettino glielo lascio anche al figlio Meni, perché figlio Meni in quella situazione un po' particolare purtroppo ha pagato lui le penne, però non si meritava questo, lo dico, sapete perché? Perché secondo me uno che lavora nello stesso paese è molto difficile fare questo, mister La Pace, e lei lo sa benissimo. Lei è stato voluto dalla piazza perché è un grande motivatore, i meriti sono anche suoi, in assoluto sono suoi, perché lei ha fatto tutto questo, in sei giornate ha fatto risultati incredibili, però okay. Un pezzettino ce lo dobbiamo riconoscere anche a figlio mio. Sì. No, allora, sì, figlio Meni, ma adesso chiamerei anche in causa, si fa per dire, anche i ragazzi. Allora, io prego la regia intanto di mettersi in collegamento telefonico con il direttore sportivo dell'IGE, anche perché non possiamo chiamarla a mezzanotte, avevamo un appuntamento telefonico. Allora, io chiedo a Luca anche perché tra i più navigati di questa formazione biancazzurra, quanti meriti di mister La Pace e quanti tuoi, per te intendo anche i tuoi compagni. Io penso che, come diceva il mister poco fa, uno deve avere le spalle abbastanza larghe per prendersi soprattutto i demeriti, perché i meriti è facile prenderli. Purtroppo è stata un'annata che all'inizio magari c'erano altre aspettative, però purtroppo il calcio è questo e penso che ognuno di noi si deve prendere le proprie responsabilità in primis, soprattutto nel girone di andata, perché sono stati necessari infortuni, il primo io squalifiche, e quindi non avrei dato una mano alla squadra nel momento di bisogno, penso che sia brutto. Sì, ma in stretta sintesi cos'è cambiato con il ritorno di La Pace? Questo cambiamento repentino a che cosa è dovuto? La Pace, altri fattori, quali? Ma non lo so, ma è un cambiamento, c'è stato anche con figlio Meni, però è stato... sotto l'aspetto del risultato non è stato lo stesso. Non lo so, penso che il mister, penso che lo sappiano tutti, ha questa grande dote di motivare. Cioè, Orlando, cosa ha fatto subito? Ha fatto un lavaggio di cervello? Lo facciamo dire ai ragazzi. Ma il mister era lo stesso di quello che... Ha fatto un lavaggio di cervello. Il mister è stato lo stesso di quello che quando abbiamo che fatto... C'era anche prima, abbiamo fatto anche 7 sconfitte consecutive, 6 adesso non mi ricordo. Cioè, io non sono nello spogliatoio così penso, accaduto, però penso in campo che, si vedeva un altro sito. Penso che qualcosa è scattato in noi, perché mentre magari nel giorno di andata c'era la possibilità, dicevi vabbè, magari ora posso recuperare, ancora mancano tante partite. Sì. Poi arrivare a 10 partite alla fine e trovarti sull'orlo proprio con l'acqua alla gola, magari... C'ha un po' svegliato. Qualcuno dice che non c'era manco tanto feeling con figlio Meni. No, io questo non lo metto in dubbio. Cioè, per me la squadra, come è stato con il mister La Pace, è stato anche con il mister figlio Meni, si è messo a completa disposizione. Poi, per quanto mi riguarda, poi non so se magari... Allora, nel momento in cui c'è... Sì, La Pace, adesso ti faccio dire... Allora, nel momento in cui c'è il direttore, cortesemente ce lo passate. La Pace? Ma volevo dire che a Chiera che nessuno ha messo
assolutamente in cattiva luce il lavoro di Figliomeni, per carità. Però è chiaro, nel momento in cui sono arrivato io, la situazione era disastrata. Perdoni, mister, no, tranquillo. Ci perdoni? C'è il direttore al telefono? Ah, direttore, ci sente? Buonasera. Direttore, buonasera, buonasera, allora interrompo la fase, no, mi perdonerà. Direttore, tutti in campo, Roccella Ionica, ci siamo sentiti anche all'andata, si ricorda? Sì. Senta, sono cambiate un bel po' di cose dal girone di andata al girone di ritorno. Sì. Si è un po' persa per strada, intanto buonasera, benvenuto in trasmissione ovviamente. Sì. Si è un po' persa per strada la sua squadra. Per quali ragioni, direttore? No, il nostro campionato è stato sempre un campionato al di sopra delle aspettative. La Leonci ha fatto 16 vittorie su 17 partite. Se non avrebbe fatto questo rullino di marcia, secondo me noi eravamo lì o vincevamo il campionato di qualche punto, lo perdevamo, però la società si era prefissata la salvezza e alla fine è contenta di quello che abbiamo. Però insomma siete lì in scia, eh? Allora faccio intervenire anche altri che sono in studio, poi chi era anche da Torino, Gesualdo? No, Gesualdo Albanese, direttore sportivo. No, buonasera. No, io a me non sorprende il fatto che l'Igea non vinca il campionato, anche se c'è da dire che all'inizio dell'anno era partito molto bene. Mi sono sbagliato anche nel dire che avrebbe vinto la Cavese, perché come mi sono espresso per quanto riguarda le squadre di categoria inferiore, così avevo detto con l'unica che ho sbagliato è stata proprio questa, perché effettivamente sulla carta e per ambizione e per passato anche sportivo pensavo che la Cavese avesse qualcosa in più rispetto agli altri. È ovvio che l'Igea era partito bene e si pensava che potesse continuare, però la posizione di classifica, considerato come diceva lei che la Leonzio è andato oltre a quelle che erano le aspettative e la Cavese è andata come è andata, quindi sta occupando una posizione di classifica tutto sommato che la rende anche abbastanza felice. Non è che c'è da dire abbiamo sbagliato tutto l'anno, perché c'è sempre la speranza di fare i playoff e questi playoff li potrebbe, certo, anche vincere. Sì, chi era? Ma sì, prego direttore. Il Giavetti si è pagato anche tantissimi infortuni di gente che dava il massimo, che poteva dare quella cosa in più su tutti. Biondo, Isgro, abbiamo avuto qualche problemino proprio con la rosa, perché avere 6-7 infortunati, una squadra anche giovane, però ripeto, va benissimo quello che abbiamo fatto, siamo contenti per la piazza. Ieri a Castrovilla c'erano più di 100 tifosi a guardare la partita, e sai, in Serie B che sale solo la prima, la terza, la quarta, fai i playoff, non si sa neanche se va in Lega Pro, è veramente una cosa bellissima. Siamo contenti di questo, altro no, non ci pensiamo più ormai. Direttore Tonino Chiera da Torino, vai Tonino. Sì, direttore, buonasera. Voi siete arbitri di questo campionato, perché domenica arriva il Roccella e le chiedo, sicuramente sì, avete già in mano il playoff, ma le carte eventualmente per una chiamata in Lega Pro sono già pronte? Siete già pronti? Sì, vabbè, magari in questo momento non, la società non pensa proprio a fare le carte per la Lega Pro. Domenica pensiamo a battere l'Occella, perché ancora vogliamo conquistare il secondo posto, che è appena ad un punto, e questo vuol dire partite in casa per il nostro pubblico. È determinante vedere i playoff in casa, almeno per la prima partita. Direttore, si è un po' suicidato in questo recente passato il Castrovilla, di come l'ha visto ieri? Il Castrovilla è una buona squadra, ha degli elementi secondo me di categoria, su tutti ieri mi ha impressionato anche la Costa. Secondo me non meritava questa classifica, ancora forse può salvarsi. Si può salvare, può fare i play-out. Mi dispiace, perché ho visto che l'ambiente è un ambiente sano, un ambiente che può fare la Serie D sia dentro che fuori rettangolo. Magari non lo dovrei dire, ieri mi aspettavo qualcosa in più, però alla fine il Giavetto si è fatto anche una grande partita, quindi forse è venuto un po' il valore, quello della voglia di vincere. Ora brevemente ci prefiguri Igea Roccella di domenica, direttore.
No, beh, una partita di Roccella viene da 4 vittorie consecutive, è un ottimo allenatore che come vedevo nel finale di campionato riesce a dare qualcosa in più, perché penso che è un motivatore, qualche personaggio che a Roccella si fa rispettare, che dà qualcosa in più, e quindi secondo me sarà una bella battaglia. Noi dobbiamo vincere, dobbiamo arrivare almeno terzi, e quindi sarà una bella partita, secondo me sarà veramente una bella partita. Grazie direttore. Grazie per essere stato con noi una seconda volta in questa stagione sportiva. A proposito di Serie D, giusto questa parentesi, abbiamo un po' incartato il mazzo, anche perché ora torneremo sulla Serie D, parleremo dei temi precipi di questa ultima giornata. Avevamo un appuntamento telefonico, quindi abbiamo aperto questa parentesi che vogliamo chiudere con Cogliandro, perché conosce abbastanza bene il suo conterraneo Cozza. Ecco, il plus valore dato da Cozza un po' la fascia, no? Per quanto riguarda quella categoria, è stato per la sicura. Guarda, allora, la simpatia ha un ruolo fondamentale anche nel calcio, lo sai bene. Francesco è stato di un carisma unico nel campo e anche fuori dal campo. Certo, ha avuto qualche passaggio a vuoto, perché si paga lo scotto, vero mister, a volte, quando si comincia a allenare, però sicuramente ha ereditato una squadra molto forte, perché l'Alenzio partiva anche con i favori del pronostico, però ha vinto, bravo l'allenatore, come dice il mister. Sì, anche se nel caso di a un certo punto tante squadre si attrezzano per... Questo è importante, insomma, 7-8 giocatori nuovi, quindi... Sì. Ecco, non me ne voglio dire, però mi è cambiata un po' la squadra. Vedi, per dare conferma a quello, alla critica o a quello che dicevo prima, quando sarà ora di parlare del Gioiosa, sì, avrò modo proprio di concretizzare proprio quello che ho detto. Perché cosa succede? Se un allenatore sostituisce un collega e nel momento in cui arriva la squadra sta andando male, questo signore arriva e per sostituire l'allenatore che va via, voglio questo, voglio quell'altro, 5-6 giocatori, se vince non è più il merito suo. Ecco perché parto dal presupposto dell'esempio che dicevo. Caso di Scorrano, sì. Allora, l'allenatore del Gioiosa è andato a Gioiosa nel momento in cui il Gioiosa era quasi ultimo in classifica, un rischio incredibile per quanto riguarda... Arriva un allenatore e cambia le cose come l'ha cambiate, senza prendere nessun giocatore, ecco il motivo per il quale continuo a dire che il merito è sempre dell'allenatore. Tutto qua. Allora, dato che avete chiamato in causa, hai chiamato in causa i ragazzi, io ne approfitto e apro un'altra parentesi nella parentesi, che al microfono in mano ce l'ha Andrea. Ecco, arriveranno a braccetto, al momento lo sono, qui alla fine del campionato, Locri e Siderno, ma meritano di stare a braccetto in questo finale, secondo te? Tu che le conosci, le incontrati in amichevoli, mi pare, anche in Coppa, Andrea? Chi ha qualcosa in più tra Locri e Siderno? Forse... No, altro che giudice di pace qua, insomma, bella patata bollente che tu domani... Dici proprio a me sta domanda, Andrea. No. Più o meno si equivalgono, come si fa, diciamo. Poi che vuoi... Quindi non c'è meglio uno o meglio l'altro. Hanno un bel pubblico, però quello di Locri molte volte è più numeroso. Stanno aggiustando il microfono, adesso arriva, si sente meglio, anzi si sente, Andrea. Ribadisci il concetto? Forse il pubblico di Locri aiuta più la squadra locrese, però... Vabbè, pubblico è un'altra cosa, noi parlavamo di squadra. Adesso torniamo a Isola, perché abbiamo un bel po' di cose realizzate in questa festa di ieri. Intanto sentiamo il presidente, vediamo un po' se conferma quanto detto dalla Face, che ci sarebbero le carte in regola per farla di ed essere lì anche lì quadrati importanti. Sentiamo il presidente. Ripercorrendo questo campionato, quanti sacrifici, quanta soddisfazione, però alla fine ce l'avete fatta, siete la squadra regina, avete vinto il campionato. Che cosa prova presidente? Quali sono i suoi sentimenti, presidente? Innanzitutto sentimenti di emozione, di gioia per questo risultato raggiunto con tanti sacrifici, e devo dire che alla fine ci siamo riusciti grazie a questi splendidi e meravigliosi ragazzi, a questo staff tecnico e a tutta la città di Isola Capo Rizzuto, a cui regaliamo questa vittoria. Qual è stato il momento più bello di questo campionato, presidente, e quello più sofferto? Beh, ci sono stati tutti belli, perché siamo stati in vetta dalla prima giornata, quindi ci sono stati momenti in cui ci siamo un pochettino scoraggiati, ma i ragazzi hanno saputo subito rispondere e recuperare, e oggi siamo arrivati al risultato sperato.
Presidente, per finire, a chi la vuole dedicare questa bella giornata di sport? Avete scritto una grande pagina sportiva per questa Isola Caporizzuto. A chi la vuole dedicare questa bella pagina di sport che avete scritto oggi? Avete scritto la storia praticamente. La dedico a tutta la Calabria che merita queste cose positive, questa giornata, al territorio, alla mia città, Isola Caporizzuto. Poi, se mi consentite, anche a mio padre, che fu uno dei fondatori della squadra a Isola Caporizzuto 50 anni addietro e che oggi ci segue sicuramente gioioso da lassù. Complimenti alla Presidentessa che intanto ha continuato a scrivere. A proposito di Isola e a proposito di Reggio Calabria, Cogliandro, il calcio reggiano lo conosce come le proprie tasche, domani c'è la finale, sì, domani c'è la finale con Reggio Med, no, dell'Isola. Under 18 ovviamente, sì, quindi la possibilità di inanellare un altro successo prezioso per la formazione giallorossa. Secondo te che finale sarà questa? Chi vedi favorito? Guardi, secondo me sono sullo stesso livello, anche perché ho seguito i ragazzi sia del Reggio Mediterraneo con l'Under 18 sia che erano nel nostro girone e anche con la rappresentativa, però ho avuto modo anche di vedere alcuni ragazzi interessanti nell'Isola, appunto con la rappresentativa calabra, che ahimè ogni anno ci riserva brutte sorprese, non riusciamo a passare il turno. Allora, di giovani io dovrei stare qui a parlare ancora lungamente perché non posso non aprire un'altra parentesi anche con Gesualdo Albanese, perché sono primi ovunque e quindi tra poco Gesualdo daremo anche al caso CSPR. Ma a proposito di giovani, vorrei sentire la faccia su questi giovani che abbiamo in studio questa sera. Diamo relazione a loro. Sono due ragazzi di Siderno, sì. Ieri hanno fatto il loro esordio in eccellenza, Futia, Agostino Fotia, che è un esterno offensivo del 99, e anche Cesare Di Luca, che è un esterno difensivo destro del 99. Addirittura Cesare ieri ha avuto la fortuna di fare il quarto gol sul giornale, sulla stampa riportata Edib. Però diamo a Cesare quello di Cesare, in questo caso Cesare De Luca. Di Cesare proprio De Luca. E quindi ha fatto il gol sì. Cesare. E sono due ragazzi importanti sui quali la società punta tantissimo. Mi auguro che continuino con la stessa serietà, educazione e frequenza. Perché ieri sul 3-0 l'abbiamo voluto premiare. Io le avevo detto alla società in settimana, voglio premiare questi ragazzi se per caso la partita si mette in un certo modo. Perché sono state mandate sempre in tribuna. E martedì successivo alla gara erano sempre al campo per allenarsi, per fare sacrifici. Cesare che Agostino. Sia Cesare e Agostino, sì. E hanno fatto poche panchine perché c'erano giocatori più esperti, eravamo in una certa situazione e quando sei in una certa situazione chiaramente cerchi di servirti dei ragazzi che già hanno una certa esperienza. Sono stati premiati per la loro correttezza, però per la loro educazione. Hanno fatto la Juniors sotto due entrambe dei titolari, hanno fatto bene sia l'anno scorso che quest'anno. Tra l'altro ringrazio Peppe Garabetta perché a questi ragazzi soprattutto ha dato molto e ha dato anche, come è stato lui per il Siderno, l'amore per questa maglia. E poi voglio citare anche Guglielmo Telli, insomma, che mi aiuta nella preparazione dei portieri. E poi vi devo dire una chicca in anteprima. Abbiamo uno scoop a proposito di giovani. Voi lo sapete per primo che Tripodi, il nostro 98, il ragazzo di Melito, è stato convocato, era stato visto in campionato. È stato seguito anche con la rappresentativa calabrese, il giorno 10 sarà a Udine per provare con l'Udinese. Ieri c'è stato un altro osservatore di Serie B, noi a lui non abbiamo questa detto. Questa è la settima vittoria della Fascia. Sì, questa forse è la più bella, perché io parlandone con la società e con i ragazzi, merito del ragazzo e della società che gli ha dato fiducia, ma merito soprattutto suo che con tanti problemi insomma è riuscito a proporsi in questo modo. E quindi. Io posso fare una domanda? Sì, vai, anche se non ha finito, la faccio bene. No, avevo finito. Mister, con Mister La Face, è chiaro che i numeri, come dice lei, danno ragione a lei, perché lei ha fatto 9 vittorie, ha fatto 6 vittorie ultimamente, ha segnato, se non ho fatto male i conti, siete a 40 gol subiti con il Siderno e avete fatto con il Locri e avete 3 gol più del Locri. Ora è chiaro che queste sono solo sottigliezze, ripeto, tutto il merito è farina del suo sacco, però ad oggi, se le dovessero rinnovare il contratto, lei resta a Siderno oppure si è a casa all'amico Cogliandro che ha vicino? Perché le voci dicono questo. Ti sono messi d'accordo in macchina, eh? Antonio, mi devi credere, è da ieri sera che penso a questa domanda che mi fai tu. E ti do subito la risposta. Noi dobbiamo finire questo campionato, perché ti ripeto ancora, non siamo salvi, la matematica
E fin quando la matematica non ci dà la certezza, noi dobbiamo pensare solo a fare il punto che ci serve e dobbiamo stare al riparo da qualunque altro tipo di sorpresa. Ma a parte le battute, la faccia, Daniele? No, io ci credo effettivamente, vedrai che noi questa settimana ce l'avremo più delle altre volte e delle altre settimane. E per quanto riguarda la mia situazione, come tutte le società e come tutti gli allenatori che si rispettano in un rapporto professionale, finito il campionato la società dovrà fare i propri bilanci economici e tecnici. E poi chiaramente allenatore e squadra si vedranno per dirsi addio o si vedranno per vedere se c'è l'opportunità di rinnovare il contratto. Per quanto mi riguarda, io fin quando non chiarirò questa mia posizione col Sedello non prenderò impegni con nessuno, per quanto riguarda la seconda domanda, Nino Cogliandro è da un paio d'anni che mi cercava, siamo amici da lungo tempo, abbiamo giocato anche insieme negli anni 80, fine anni 80, primi anni 90 nell'Azzaro, dove abbiamo vinto il campionato alla prima categoria dell'eccellenza. Lui sa come la penso io, però in questo momento non abbiamo parlato assolutamente, si dicono tante voci, perché io vi ricordo a tutti che fino al 30 giugno sono un tesserato del Siderno. Però ti ripeto, ben vengono queste richieste, tu sai che mi richiedono, fammi sapere qualcosa così li valuto tutti. Ti nomino mio procuratore, Antonio. Direttamente o indirettamente, facci sapere. Però voglio dire, prima di parlare col Sedello non prendo impegno con nessuno io. Allora, mister, siccome Nino Cogliandro frequenta hotel importanti e palcoscenici importanti del calciomercato, sapevo che era in cuor suo che lo voleva al vocale, però capisce che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ora, per quei motivi che abbiamo detto prima, grande motivatore, grande professionista, esperienza, sicuramente il lavoro che lei fa lo vorrebbe anche vicino casa, diciamo che 2 più 2 fa 4 e ci potrebbe stare. È chiaro che lei non me lo dice mai e Cogliandro non me lo dice mai, però a prescindere di questo, mister, un solo grazie a Siderno, a chi lo manda? Uno me ne deve dire però, uno. Ma io ho tanti grazie da mandare, io ho conosciuto, non te lo darò mai uno, io ho conosciuto della gente splendida, dai tifosi ai dirigenti, ai calciatori e tutti, io con Siderno ho un rapporto bellissimo, anche con chi quando si perde o quando non si gioca bene mi critica, io a Siderno mi trovo come a casa mia, sarebbe facile adesso dire finisco il campionato e me ne vado da vincente se riusciamo a salvarci, però io ho un rapporto prediletto con Siderno. Io sono innamorato di questa città, sono innamorato di questa squadra, lo sanno tutti, e faccio qualunque sacrificio, anche quest'anno ho dimostrato il mio rispetto per questa maglia, il mio attaccamento per la maglia esterna, perché quando tutti mi sconsigliavano non tornare, perché insomma anche in famiglia non è che erano tanto d'accordo per questa mia ritorno a Siderno, perché insomma la situazione è difficile. Giustamente, quindi, e non è facile conciliare il lavoro. Quindi lei abbraccia tutti, io abbraccio tutto Siderno, però è chiaro, che non tutti la volevano a Siderno, ma vabbè, però ci sta anche questo, non tutti. A partire dal presidente, lo diceva qui qualche settimana fa. Io lo so, però se vuoi proprio. Perché Sassolino da togliersi la scarpa? No, nessun togli, perché lo ripeto, c'è sempre tempo per ricredersi di tutto e di tutti. Io con qualcuno che non mi voleva, penso in questa settimana di aver instaurato un rapporto senza più ipocrisia, senza falsità, impostato sull'onestà e sulla correttezza. Se proprio mi dovete dire che a chi devo salutare, io saluto il presidentissimo Enzo Commiso. Cogliandro, avete fatto un campionato, parliamo di Bocale, dai, anche perché poi sennò mi mandano la sigla. Faremo lo spareggio col CS. E poi parliamo a Cittanova con gli amici. Bene, anticipate i temi, però volete che si parlasse prima squadra intanto, perché avete fatto, stavo dicendo, un campionato straordinario, macchiata la condotta proprio ieri in quel di Stilo. Che è successo ieri a Stilo? Beh, allora, intanto onestamente abbiamo un po' la testa ai playoff, che sicuramente ci verrà, è un verdetto ormai. Ci verrà, dovremmo giocare a Laureano, perciò cerchiamo di riservare quelle pedine. Quindi ieri eravate con la testa a Laureana. Non eravamo con la testa a Laureana, perché obiettivamente ci piace. O forse eravate con la testa ad una Stilese che è stata, lo diciamo francamente, diciamo che gliel'abbiamo detto in faccia al presidente qualche settimana fa, che era nostro ospite, una Stilese molto morbida a questo girone di ritorno.
Pensavate magari di incontrare una Stilese? No, la Stilese si è giocato tutto con questa e invece partita. È giocata una partita. Si è giocato tutto. La cosa ma sono sincero, ringrazio intanto il presidente Sabatino e soprattutto uno dei dirigenti, però di qualche altro obiettivamente non ho un bel ricordo, perché della partita di ieri. Della partita di ieri. Come mai, direttore? Effettivamente abbiamo giocato con 7 under in campo. E erano ragazzini, non tanto fra calciatori, perché si sa, uno si deve salvare, soprattutto quegli anziani usano un po' tutto il loro repertorio per poterlo fare, ma 4-5 tifosi di fuori, fra cui il loro direttore sportivo, hanno fatto qualcosa di indescrivibile. Tifosi sono un conto, hanno macchiato, i dirigenti sono hanno altro, macchiato un'immagine, non dico di un paese, perché sicuramente non saranno loro a rappresentare, certo. Però obiettivamente ha dato fastidio, anche perché ricordo benissimo che loro sono state l'unica squadra a averci battuto in casa il giorno d'andata insieme all'Aurora. Sono andati via con tutti gli onori del caso. Certo. Ricordo bene che noi le squadre che vengono più lontane, noi prepariamo dei panini, delle cose per farle andare al massimo dell'ospitalità. Certo, certo. Al ritorno mi ha urtato questo fatto, obiettivamente mi ha urtato, perché i ragazzi che noi portiamo nel campo, come tutti quanti, in maniera gioiosa, gli altri, certo, i dirigenti li tutelano come i figli, diciamo, certo, e vederli sputare, giocare la mamma, addirittura, il padre, non va addirittura, bene, addirittura. Gentaglia allo stato puro, sinceramente. Va bene, stendiamo un velo pietoso e ne apriamo uno gaioso, nel senso gioioso, nel senso con Cesare Duca ci facciamo raccontare questa sua bella prima esperienza con maglia biancazzurra. La partita di ieri, ce la racconti tu in pochi secondi e poi la vediamo. Cesare. Per me è stata veramente una bella soddisfazione poter entrare in campo, non mi sarei mai aspettato. Debutto, giusto? Debutto. Non mi sarei mai aspettato non me lo sarei mai aspettato il gol di ieri. Poi quando ho realizzato partita non qualunque, partita decisiva, sì, sì, per la permanenza, ecco. Una bella soddisfazione. Appena fatto il gol non avevo neanche creduto a quello che era a quello successo che avevi realizzato. Invece Agostino Futia? Il coronamento di una stagione che appunto ci doveva dare dei meriti alla fine, perché abbiamo visto sacrificarvi, perché sì, perché dal 1 agosto che ci siamo allenati insieme alla prima squadra, giustamente, perché si prende tutti i meriti di Savasta, quelli insomma più navigati, invece anche voi, sì, dietro le quinte dal 1 agosto appunto che ci alleniamo con la prima squadra, quindi ce lo meritavamo. Abbiamo fatto un ottimo campionato anche con la Juniores, e quindi questa qui alla fine era la ciliegina sulla torta per coronare per singolo un anno che è stato positivo sotto punto di vista Juniores. Poi torno e parlo ancora con voi, ma intanto ci vediamo la partita, appunto Siderno Acri. Sta per partire l'incontro, Le Piane pronto, così come Russo a fischiare, partiti. Primo tocco di palla per i neri di Cosenza. Acri dunque in possesso palla. Ruffo, pallone che viene toccato da Savasta, finisce in fallo laterale. Acri che prova a girare palla con Franza, adesso l'estremo difensore. Poi servito Lima per Audino dall'altra parte, De Leo, pallone però calciato un po' male. De Leo riesce a tenerlo in vita. Poi all'appoggio per Bottiglieri. Bottiglieri parte un lancio verso il centro, Savasta, il tiro gol, Siderno avanti di un gol, Siderno in vantaggio, vantaggio del Siderno dunque. Giovinazzo prova ad involarsi sul lato sinistro, Giovinazzo prova a sfuggire ma da lì non si passa, non c'è fallo però si può proseguire, Savasta in piena di rigore, parte un tiro gol, 2-0 Siderno, ha segnato Savasta. Le Piane, pallone sottratto, finisce qua, finisce il primo tempo, 2-0 per il Siderno, ha segnato doppio gol, doppietta per Savasta, quindi due reti in questo primo tempo. Tripodi ancora per il Siderno, Savasta, Siderno che è tornato con lo stesso 11 del primo tempo. Parte il cross sotto misura e ha rischiato di segnare perché la deviazione, poi c'è stato un bel riflesso di Rullo
a cacciare il pallone dalla linea di porta, allarga ancora a destra per De Leo, sovrapposizione che arriva puntuale di Cefalì, De Leo verso il centro Giovinazzo, tiene ancora palla, poi Cefalì, parte il cross, la testa di Giovinazzo, pallone che gli viene sottratto, la puntata buona stavolta per Giovinazzo, 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 3-0. Lagri che non ha nulla da chiedere a questa partita e si vede anche nell'umore dei suoi atleti. Davvero stavolta la posizione è buona, attenzione perché c'è Lepiane l'ennesima volta che si troverà tu per tu, ed ecco il gol, arriva il gol dell'Acri, sono 3-1 adesso il risultato. Viviamo gli ultimi 3 minuti di questa gara. Giovinazzo lascia passare il pallone e passaggio palla indietro, attenzione, e c'è il quarto gol sotto le gambe, Aidipi segna il quarto gol per il Siderno, 4-1, si festeggia Raciti. Ancora Fuda punta verso l'aria, Fuda prova ad andare via l'avversario, Fuda semi nel panico, poi il tiro, ancora un gol Giovinazzo, gol di Giovinazzo, siamo sul 5-1. Altro lancio in avanti, Siderno che continua a impallottare, attenzione perché il portiere ha rischiato di perdere e poi si fa male anche il portiere. Finisce qui, è finito l'incontro. Tornati in studio, abbiamo tanti altri servizi, poi siamo alla penultima, stiamo un po' mescolando le carte, poi torniamo in D, poi torniamo in eccellenza, promozione, come ci capita, via. Un po' di libertà concedetecela in questa fase finale anche della nostra stagione televisiva. Nicola, allora mi devi dire la verità, nient'altro che la verità, solo la verità. Ma cosa vi ha detto Scorrano? Perché come dicevo anche in premessa, la volta passata ci diceva qua in studio a Gesualdo pure, diceva che avrebbe fatto la partita quasi della vita contro l'Aurora. Non ci credeva nessuno, qualcuno si è messo a ridere, io, devo essere sincero. Chiedo scusa a te, chiedo scusa al mister, voglio dire, figurativamente. Ma cos'è che vi ha detto nello spogliatoio prima di incontrare l'Aurora? Ma noi no, perché? Perché loro sono salvi, semisalvi, erano semisalvi, quindi sì, mi sembrava strano che facesse la partita alla vita con l'Aurora. Ma noi la partita, per ogni domenica per noi è una partita della vita, perché comunque fino a ieri noi non eravamo salvi, quindi sì. Né dobbiamo e né abbiamo mai chiesto niente a nessuno, abbiamo vinto sempre sul campo meritando quando abbiamo vinto e smeritando in quando non abbiamo vinto. In tutta onestà e sportività, perché qualcuno insomma ha avanzato pure qualche dubbio, avete pure infierito, ma non c'era ragione sull'Aurora, insomma. Ma noi non eravamo salvi, quindi non avevamo motivo di inferire, sì, sul proseguo dell'Aurora o meno. Siamo andati a Soriano e ci siamo giocati la partita, avevamo bisogno di questo punto e i punti che servono bisogna anche sempre cercare di farli in casa. Noi ieri siamo stati bravi, il mister è stato bravo da quando è arrivato a ritrovare un gruppo che comunque non stava bene. Perché non stava bene? Vogliamo ricordarlo? Ne abbiamo già parlato anche con diversi di voi, perché insomma più volte siete stati nostri ospiti. La colpa è sempre stata nostra, non è perché il mister precedente è andato via e è arrivato l'altro. Il mister attuale è stato bravo a motivare e a dare un'impronta diversa da quello che c'era prima. Ha trovato in ogni singolo giocatore ciò che doveva trovare. Ma perché non l'ha trovato? Io non lo so perché non li mette in difficoltà. Si torna sul discorso che ogni allenatore ha il suo metodo di allenare, ha il suo metodo di fare. Ma sbagliato nei vostri confronti, perché se non davate quello i risultati dovevate... sì, ti danno ragione. E io infatti sto dicendo che il mister Scorrano è stato bravo a ritrovare un gruppo che magari prima non era motivato come all'arrivo di mister Scorrano. Vabbè, dal più buono al più cattivo, Andrea Mesiti, ci diamo sì, anche ieri sono stato il più cattivo, vero? Che hai combinato? No, niente. Ogni volta non niente. Capita, purtroppo. Sì, spesso. Ok. Ascolta, cosa cambia? Fa un po' il contabile della situazione. Cosa cambia tra il possibile pareggio e poi il risultato effettivo finale di successo vostro per quanto riguarda la classifica finale in questo torneo?
succede che sulla Aurora, pur vincendo, non vince. Sì. No, nel senso, pur vincendo la partita, perché gioca proprio col Soriano domenica. Avendo lo scontro diretto alla fine, adesso è obbligata a vincere per poter fare. Invece, con Fareggio, cosa sarebbe successo? Vincendo domenica, avrebbe vinto il campionato. Sì, ecco, sì. Quindi avete creato una bella fritta per loro, ovviamente. Sì. Per voi, chiaramente, una bella soddisfazione. Certo. Allora, va bene. Che stagione è stata, Andrea? Posso fare una domanda al mister? Sì, stavo facendo già una io. Vabbè, a chi, scusa? Al mister. Al mister la faccio. Ah, non c'entra nulla, vabbè, sì. Tu stavi, tu stavi guardando la replica la volta passata, un'altra trasmissione, ok. Vabbè. Mi è venuto in mente. Sì. Mister, allora, una domanda. È chiaro che lei all'inizio, quando ha detto che aveva messo in conto la nonna panchina, però io le chiedo, mister, qualche altro errore l'avrà anche fatto? Perché se ci sono stati tanti infortuni, probabilmente dipende la preparazione o il suo staff ha qualche cosa sbagliato. Ha individuato dove per l'anno prossimo eventualmente? Grazie Antonio che mi hai fatto questa domanda. Allora, noi abbiamo iniziato, chiaramente quando si hanno tanti infortuni cerchi di fare un'analisi, di analizzare con serenità e con tranquillità quello che ti è successo. Io l'ho vissuto dal di dentro e te lo posso dire tranquillamente. Abbiamo avuto tanti infortuni, voi me lo insegnati, che abbiamo avuto infortuni per traumi contusivi e distorsivi, e questo non dipende proprio dalla cattiva preparazione, perché noi abbiamo avuto due rotture di crociati con Pipicella, non dimentichiamo il 98, un 98 importante, e Peppe Foti. Abbiamo avuto una volta una distorsione della caviglia importante di Mimmo Luciano, abbiamo avuto 40 punti al labbro inferiore per De Leo nella famosa partita con il Gioia Saionica, abbiamo avuto punti in testa all'arcata sopraccigliare di Pepe. Un infortunio solo è stato quello muscolare, poi ti dico dove è stato il mio errore, quello di Carbone, che abbiamo accelerato la sua ripresa e probabilmente ricaduto, perché aveva una contrattura al muscolo soleo, è un muscolo piccolissimo ma fastidiosissimo, che è profondo, a volte non si riesce a beccare nemmeno con un'ecografia. La settimana prima con il San Biase fa gol sul rigore e il giovedì durante la partitella settimanale si fa male e ricade. Abbiamo avuto un problema di Giovinazzo per un fatto cronico, qui io ammetto gli errori che abbiamo fatto, quello forse di accelerare la sua ripresa. Però ti voglio anche dire che noi appena abbiamo iniziato il campionato, dalla mezza in poi, in 21 giorni abbiamo fatto 7 partite. Abbiamo giocato, e me lo ricordo. Abbiamo giocato e fatto anche bene, tra l'altro. Abbiamo giocato con Lamezia, San Biase, Scalea, le due partite con il Locro di Coppa Italia, l'andata a Reggio Calabria con l'Aurora e il recupero infrasettimanale con il Roggiano. E poi la partita successiva domenicale. Probabilmente abbiamo evocato questo discorso perché nella fretta e nella foga e nel nervosismo di fare il risultato, lì forse avremmo dovuto fare delle scelte molto diverse, far riposare qualche titolare per averlo fresco la domenica. Volevamo fare il risultato a tutti i costi, volevamo lottare su più obiettivi. Tu lo sai benissimo, Antonio, che nel momento in cui ti ritrovi a dover giocare queste partite, la domenica poi tu il martedì devi fare la rifinitura perché il mercoledì giochi. Il giovedì fai defaticamento, il venerdì devi fare la velocità perché prepara la domenica. Noi abbiamo tralasciato di fare i cicli che noi di lavoro che avevamo preparato e questo ne abbiamo risentito. Il nervosismo che diceva il signor Albanese prima, scusa Pino e poi finisco, il nervosismo che diceva Pino, il signor Albanese prima, era quello proprio sentivamo il peso della responsabilità di dover cercare di fare bene. E i risultati non venivano e noi sbagliavamo di più facendoci cacciare fuori, questo è stato l'errore. Però fortunatamente in queste 6 partite, e voglio spezzare una lancia a favore dei calciatori, i calciatori si sono messi sotto, e voglio anche rispondere al signor Albanese e a te quando hai detto che cosa è cambiato. È cambiato che nello spogliatoio sono d'accordissimo, stasera è la serata del mio accordo con quello che dice Albanese, che la colpa è sempre dell'allenatore tutto, quando i risultati non vanno, e se in uno spogliatoio tu hai problemi con 2-3 ce lo puoi avere, lui me lo insegna questo discorso, ce lo puoi avere perché il calciatore non è contento per come viene impiegato o se viene o meno impiegato, però se tu hai 22 che,
che non ascoltano le tue, i tuoi consigli, le tue parole, allora il discorso cambia, bisogna fare autocritica. Io sono andato via dopo quella famosa partita, e poi finisco con la Luzzese, perché non si può perdere 2-0, si può vincere 2-0 il primo tempo, puoi perdere 4-2 il secondo tempo. Lì ho avuto chiaro la sensazione che la squadra avesse smarrito la retta via e soprattutto avesse paura di perdere, di vincere, non di perdere. Che brutto ricordo, che perdevamo, perdevamo. Bei risultati quanto inficio, non lo dire a me. C'è qualcuno che ti vuole sindaco a Siderno, no, santo subito, invece quante critiche. È un modo blasfemo per dimostrare la propria. Dopo con la Luzzese. Però dopo la Luzzese si diceva altro, io ancora ricordo quel momento. A proposito dei momenti. Basta, la faccio. No, ti volevo dire l'ultima cosa. Basta, Cogliandro non mi viene più in trasmissione. Ai calciatori, sai che cosa ho chiesto io? Che cosa? Di fare gli uomini e di non avere più albi quando sono entrato. E ognuno doveva assumersi la propria responsabilità. E devo dire che l'hanno fatta alla grande. A proposito di momenti belli e momenti meno belli, Luca Savasta, ieri mezzogiorno, no? Per quanto riguarda la luminosità, no? Il massimo. Ma il momento più buio, mezzanotte, quando è stato? Personalmente o a livello di squadra? No, a livello di campionato. Insomma, il momento più... più cupo. Ah, le 7 sconfitte consecutive penso che hanno lasciato dopo qualche partita, hanno lasciato dopo... un brutto ricordo, le 7 sconfitte consecutive. Dopo perché il calcio è bello, perché perdendo una partita ti puoi rifare subito la settimana dopo. Noi più ci volevamo rifare, più andava sempre peggio. Purtroppo ne parliamo tutti, i numeri fanno la differenza. Luca, tu partite importanti abbiamo. Tu che trascorsi hai? Parliamo, facciamoci meglio conoscere il nostro pubblico, loro sono giovani, no, c'è cioè noviziato da parte loro, ma tu insomma hai già fatto tanta strada. Ma parlaci un po' di te. Ho cominciato le giovanili a Vicenza, sono partito quando avevo 15 anni, poi dopo 2 anni e mezzo andai a Taranto. Poi comunque sono successe un po' di cose. Sono ripartito dall'eccellenza a Rossano. È successo un po' di cose, cosa? Un po' di fortuna? No, un po' di cose. Se sono qui mi merito questo. Diciamo, prendiamolo così. Beh, mica un purgatorio. No, però se questo come con, come si è trovato a Siderno? Chi mi seguiva mi ha... Dopo Rossano? Dopo Rossano, poi l'anno dopo andai alla Nice, in D. E a settembre è fallita la società, però a dicembre poi sono passato a San Biase. Ho fatto bene lì, anche se poi siamo retrocessi, purtroppo. E poi l'anno dopo ho fatto i primi 5 mesi a Montalto e poi a Vibo Valentia. L'anno dopo al Due Torri, poi andai a Brancaleone con il mister. Ma insomma, non è fatta di strada. Senti, quest'anno come sei trovato a Siderno? No, a Siderno mi sono trovato benissimo. Purtroppo è stata una stagione così un po' così, agrodolce, a insomma, livello realizzativo, purtroppo. Come città, come amici, come squadra. È giusto che ne prendo atto e dagli errori che magari ho commesso, oppure alla fine nelle cose negative c'è sempre, certo, prendere qualcosa di buono per poi imparare. Cogliandro, siamo alla fine, quasi. Questo calcio dove va? Queste stagioni sportive qua, ultime, questa stagione sportiva, lei traendo un bilancio di questa stagione, che si sentirebbe di dire? Che è andata personale è stata? Che è andata è stata? Ma in genere, personale, ma no, in genere. Vabbè, che risenta della crisi che c'è economica, anche, diceva questo, sì. Anche nello sport si capisce. E dove va a finire? La passione rimane sempre, infatti parlavamo con Pippo proprio mentre venivamo, al nostro lungo viaggio, che praticamente a questo punto siamo tutti un po' stanchi. Dopo però, giustamente, verso luglio incominci nuovamente a rinvigorirti, a pensare la squadra che puoi fare. Certo, faremo i conti secondo me più avanti con situazioni economiche sempre più brutte, sinceramente. Voi avete rispettato gli obiettivi, quelli che erano insomma i pensieri della famiglia? No, sinceramente. È 2 anni che purtroppo ci va male. Ritengo che non stiamo facendo bene obiettivamente. Però mi hai proceduto nella domanda. Sì, Antonio, dicevi? No, mi hai proceduto, volevo fargli proprio questa domanda io a Nino, perché loro hanno un settore giovanile che vanno a pari passo con il CSPR, molto bello, molto. Ne dobbiamo parlare, vabbè, molto pubblico, lo faremo. Però la prima squadra paga pegno, come mai? Non lo so, sicuramente avremmo sbagliato qualcosa, dai, giustamente se non siamo primi qualcosa abbiamo sbagliato. Me ne assumo tutte le responsabilità, perché in effetti io sono uno di quelli che, anzi sono quello che dico l'ultima parola dal punto di vista tecnico.
e purtroppo se tutti eravamo bravi eravamo tutti primi, oppure non ero qua sicuramente, con tutto il rispetto di Telemia. Direttore, però per quanto riguarda Reggio Calabria, città, pochi sorrisi anche quest'anno, forse quei pochi sorrisi soprattutto arrivano proprio dal Bocale, che forse ha fatto il calcio migliore a Reggio Calabria, perché anche in Lega Pro non è che ci sia divertiti tantissimo la Regina quest'anno, eh? Sotto questo aspetto... Io la Regina l'ho visto 3-4 volte e non mi è piaciuta. Non mi è piaciuto affatto, sono sincero. Non le è piaciuto affatto. Però sinceramente ora i risultati la stanno aiutando, si vede che magari le cartucce li stanno sparando all'ultimo, anche sì. Perché avevo visto una squadra molto poco convinta, no? Il discorso è piuttosto orientato sul calcio a Reggio Calabria, poche cose, poca roba, anche lì sono anni insomma. Guarda, io posso solo dirti una cosa, quest'anno ho avuto la fortuna di andare a vedere Sampdoria-Milan e ho capito veramente quanto può costare a una città la mancanza del professionismo vero e proprio. C'è tutte altre atmosfere, tutto altro calcio, certo. Tutto un modo di vedere in maniera diversa. Purtroppo andare a vedere la Regina ora, io che sono stato per tanti anni anche abbonato della Regina, non è la stessa cosa, parliamoci chiaro. Sì, piange un po' il cuore, certo. Allora, dunque, Chiera, tu devi dire qualcosa perché abbiamo un po' di servizi ancora e li vorremmo proporre. Assolutamente. Stai per no. Dire qualcosa? No. Allora, guardate, torniamo per qualche attimo a Isola. Il tempo di gustarci anche i gol, perché è stata anche una partita importante quella di ieri, ricca di gol. Andiamo al servizio di Isola Locri. Allora, grazie per questo bellissimo spettacolo. In mezzo a tutti questi presidenti, sindaci e cose del genere, io non sono nessuno, ma sono venuta a darvi veramente la mia testimonianza di affetto e di amore. Ci spiace non vedere Libri in campo in una festa così bella. Un primo attore come Libri l'avremmo visto volentieri, ma Ferraro ha deciso così. Quindi Locri, che ha dato il calcio d'inizio, Isola Caprizzuto in versione giallo-rosso, e già subito l'Isola che va al tiro cross e la parata del portiere del Locri. Isola che va in avanti, ancora l'Isola che va al tiro e c'è il primo gol dell'Isola, 1-0, allo strapotere di questo 11 fortissimo dell'Isola Caprizzuto che abbiamo visto anche a Locri, è veramente di un'altra categoria. Ancora un gol, il secondo gol, avanza ancora l'Isola, come vedete anche una grande condizione atletica. C'è la parata del portiere, pallone che entra, l'arbitro dice di sì. C'è un calcio d'angolo per la squadra locrese. Ok,
Calcio d'angolo per il Locri che sta per essere battuto. Stanno scatenando i ragazzi di colore fuori dal campo sotto di noi con grandi balli e canti. Il Locri va al gol del Locri. Locri ha dimezzato lo svantaggio 3-1. Il presentatore fa notare che il Crotone è pareggiato in Serie A. Isola che avanza l'Isola, arbitro, ed è il quarto gol per l'Isola e mi pare che la partita è finita. Finisce la partita a Isola Capo Rizzuto, l'Isola Capo Rizzuto è in Serie D. La faccia, hai visto il Locri? E come hai visto il Locri quest'anno, la faccia? Scusate, inquadratelo, perché inquadratemi? Perché, diavolo, perché ride? No, perché mi tenti. Non eri inquadrato, ti sei salvato perché non eri inquadrato. Sei un diavolo tentatore. No, il Locri ha fatto il campionato che dovevo fare, secondo me. Aveva un grande allenatore, avevano preso dei giocatori importanti, poi a dicembre hanno un pochettino rivoluzionato la squadra, è andato via Scilluso, è andato via Crescibene, hanno puntato più su ragazzini. Ritengo che l'obiettivo del Locri era questo, di fare questo tipo di campionato. Eravamo due matricole, per vincere i campionati in queste categorie o spendi mezzo milione di euro. È una amara consolazione arrivare assieme a Locri sul finale in classifica, tenuto conto tutti i malanni, i problemi. Secondo me è una amara consolazione, non per noi, è una amara consolazione per noi arrivare in questa classifica, perché io sono convinto, forse con il senno del poi, ma se le cose fossero girate diversamente probabilmente il Siderno oggi avrebbe avuto un'altra classifica. Io le cose interne da Locri non le so, le ho viste per le immagini o qualche partita che è stata fatta il sabato pomeriggio in televisione o nelle gare con me, e ho visto sempre il Locri che mi aspettavo. È un grande pubblico, su questo tutti lo dicono, però insomma, stavo dicendo una cosa importante. Locri e Siderno non meritano assolutamente questa categoria. Secondo me per entrambe le società è importante che tutta la gente, gli imprenditori, l'imprenditoria locale, ce n'è di gente importante a Locri e a Siderno, si avvicina a questa società, perché è impensabile, almeno per quello che mi riguarda nella situazione Siderno, che tutto possa gravare su 4-5 persone. Senti, qualche consiglio, ecco, consiglio alla dirigenza, stavo appunto per chiederti, tu al Siderno? Sì, ecco, hanno poco bisogno dei miei consigli, però la prima cosa da fare è implementare il quadro dirigenziale, proprio per quel discorso che ti stavo dicendo, perché la gente non può metterci la faccia, metterci i soldi e rischiare la propria azienda per il calcio. Bisogna che, siccome ci sono gli imprenditori, bisogna che venga data una mano, perché io sono convinto che queste società meritano, queste due città, per tradizione, per cultura, per entusiasmo, meritano le categorie superiori. Stavo dicendo che per fare la categoria superiore bisogna programmarle, non in un anno, in sei mesi, improvvisare, perché altrimenti sai che si fa? Si va in Serie D e dopo un anno si scompare. Te lo dico io che con la Valle Gricanica io l'ho allenata e si sono fatti dei sacrifici enormi, 2 anni poi non c'è stata più la forza per poterla mantenere, ed il calcio in quella zona è merito Bagrate, è scomparso. Si fa la seconda categoria, ma tanto così. Però ti posso dire che se si fa come ha fatto il Sessale, che la, anche se tutti dicono a meteora, però l'aveva preparata un paio d'anni, e se si fa come l'ha fatto l'Isola Capo Rizzuto, come ha fatto la Palmese per 2 anni di seguito, secondo me si può programmare nel giro di 2 anni l'interregionale per queste città, perché sono città importanti. Va bene. Ma non pensa che questa programmazione derivi solo da un settore giovanile. Allora, torniamo a Siderno. Io ho giocato a Siderno 2 anni e ho giocato il periodo che avevo 17 anni. In quella squadra c'era Procolo, Fragomene, De Girolamo, Cuzzilla, tutti i ragazzi del posto. Io dico che è inutile, se si programma, perché come diceva lei ci vogliono dei dirigenti che spendono dei soldi. Per me, più che spendere dei soldi, i dirigenti devono spendere per il settore giovanile. Se non si fa un programma partendo dal settore giovanile, allora o si ha la possibilità di dire questa categoria non ci interessa perché dovremo andare in Lega Pro,
e allora si prendono giocatori che arrivano chissà da dove con qualità per poter far questo. Ma se si parte per fare un campionato di salvezza, un campionato tranquillo, è giusto partire sempre sfruttando il settore giovanile. Questo è le voglio proprio confermare, e mi ricollega al discorso di Nino. In macchina parlavamo proprio di questo: è impensabile che una città di Saturno debba avere 8-9 calciatori di fuori per l'eccellenza e avere pochi, perché tutto questo ne va. No, non cresce il prodotto locale e soprattutto aumentano le spese, con tutto rispetto per i ragazzi di fuori, perché mantenere un ragazzo di Saturno è una cosa, mantenere un ragazzo di fuori è un'altra. Ecco perché, ma questo lo so, glielo posso dire per certo, allora, al di là di come sarà il futuro, la società del Saturno sta pensando ad organizzarsi. Sì, ma deve pensare, io quando parlo di settore giovanile dico il vantaggio che hanno le squadre che programmano. Lo dico perché noi, partendo dalla prima categoria, ma lasciando stare, dalla promozione fino ad arrivare alla Serie D, c'è il discorso dei fuoriquota. Allora, se una squadra gioca per 3 anni, faccio un esempio, in una categoria che può essere l'eccellenza, e deve iniziare dal primo anno per avere 3 fuori quota, se le scelte sono giuste, se il settore giovanile è tale da fare in modo che questi ragazzi meritino la prima squadra, in 3 anni si ha una squadra di 18-20 ragazzi che sono tutti nati nel settore giovanile. Se non si fa questo, come dicevamo prima, il livello economico è bassissimo, non abbiamo più, ma tutte le cose, non solo nel calcio, l'unico modo per sopperire a questa difficoltà è il settore giovanile. Se non si fa questo, vede la Gioiese, vede tante squadre, vanno in A e vanno in su, poi ritornano immediatamente giù. Così. Con le difficoltà enormi a livello un particolare, e ricordo un particolare, io come ad ogni trasmissione a un certo punto mi immergo intanto nei discorsi come ad ogni puntata, poi a un certo punto guardo l'orario e sveltisco ogni operazione. Mi ricordo un particolare che poi esprimerò anche a casa, un pensiero, perché c'è un dato che sfugge ai più, che riguarda la D, perché la prossima settimana è una settimana importante dal punto di vista della giustizia, e questo inficerà, non inficerà su quella che è la classifica in Serie D. Tra poco parleremo di questo, anche perché abbiamo un servizio su Roccella e dobbiamo parlare ancora del Roccella, di tutta quanta la categoria. Intanto io vorrei che mi raccontasse in un minuto la partita Giuseppe Vallelonga di ieri, tu che l'hai vista dalla panchina. Niente, via, perché è infortunato, vero? Giusto? Sì. Che partita è stata? No, è stata una bellissima partita giocata bene da entrambe le parti, correttissima secondo quello che ho visto da fuori. Certo, certo. Ti devo dire la verità, ho visto una squadra, l'Aurora, che mi aspettavo di più. Era una squadra ma è meglio l'Aurora o meglio il Soriano? Per me il Soriano è una squadra più quadrata. Noi l'abbiamo affrontata la settimana scorsa e non ha fatto un gran calcio, però ha messo quello che secondo me manca all'Aurora. Manca all'Aurora. C'è stato un momento particolarmente, cioè un momento fantastico in questo campionato, guarda, di grandi entusiasmi, ecco, una partita, qualcosa, un tratto di campionato? Per me il girone di ritorno, visto come si era messa la classifica, il girone era andata, è stato tutto abbastanza... Un finale in crescendo, sì, tutto buono, tutto nessuno, buono. Penso che neanche voi, quando ho visto molte assolutamente, anche noi a menare quando vediamo che qualcuno va male, ma insomma, anche noi facciamo queste nostre parti che insomma... ci sta. Però, via. Invece un momento particolarmente sconfortante, qual è stato, quando è stato? Penso che la partita del girone d'andata contro il Propeller, dove a fine primo tempo vincevamo 1-2-0, se non ricordo male, giocando per me la migliore partita del girone d'andata, giocando bene, perdere 4-1, 4-2, quella è ancora brutta, ecco. Vi siete cucinati. Va bene, sì. Chi vince mercoledì con gli Andro tra voi e CSPR? Poi lo chiedo anche il Bocale, all'altra parte. Bocale. Secondo lei vince il Bocale. Chi vince tra CSPR e Bocale secondo Gesù? Adesso mi dà CSPR. Allora, devi sapere che il Bocale è cosa? Mercoledì c'è la finale, lo spareggio. CSPR e sì, Bocale. Ma, ecco. Sì, ma questo spareggio avviene a livello regionale. Sì, perché le altre categorie non c'è problema neanche di nominarle, perché fanno tutti. Ah, io avevo promesso tutte le finali in tutte le categorie. Che sia che stanno. Ma anche per quanto riguarda gli allievi, è vero, non può vincere il Bocale. Perché il Bocale, c'è stato un momento del campionato che aveva la bellezza di 12 punti di vantaggio.
trovarsi adesso a pari punti per quello che sta facendo il CSPR mi sembra impossibile. Ma per questo il calcio è bello, mister, perché magari dopo una rimonta di queste vi ritrovate. Cioè, vabbè, comunque arrivare primo o secondo cambia poco, nel senso che poi le cose le facciamo. Senza alcun dubbio è il nostro fiore all'occhiello. No, comunque sia provinciali sia regionali quest'anno. Cioè, Chiera, vai Chiera. Torino, tu avevi delle domande da fare prima sei intervenuto. Qualche settimana fa hai portato Schillaci nella tua scuola calcio. Eccolo qui. È chiaro che la tua scuola calcio si vede che è cresciuta da qualche anno a questa parte, gli sta dando filo da torcere non solo al CSPR. Ti chiedo, nel tuo futuro immaginario di squadra di Lega Pro, vorrai pescare più dal vivaio o ti fai come ancora succede da tanti giocatori che provengono non dalla tua zona, visto che dalla tua scuola escono abbastanza giocatori che poi vanno a finire nella prima squadra. Cogliandro, giusto? Sì. Domanda per Cogliandro. Beh, Lega Pro è un campionato molto ma molto importante, secondo me vocale. Tu sai bene, Antonio, che una volta dicevano gli antichi, per fare un paese ci vuole 4 case e un forno. Vocale purtroppo neanche quello c'ha. Siamo 800 anime che cerchiamo di sviluppare calcio perché facciamo parte ancora del comune di Reggio e peschiamo bene obiettivamente in città. Sì, ragazzi, per quanto riguarda il settore giovanile è stato sempre un mio pallino, ma suppongo che sia il pallino un po' di tutti, perché praticamente ti accorcia naturalmente le spese, e perché obiettivamente una persona che sta nel calcio, un ragazzo che ti gioca bene è una novità, è una cosa di prestigio, una cosa che ti fa piacere. Giocate domenica. E peraltro obiettivamente per quanto riguarda appunto la situazione fuori quota che diceva appunto il mister albanese poco fa, noi siamo tra i più fortunati perché Reggio, insomma, 200.000 persone riesce a pescare nelle varie scuole calcio, non solo nella mia, e questo anche con la defaianza della regina prima che appunto entrasse la nuova società, abbiamo avuto almeno 5-6 ragazzini che giocavano là, e la scuola regina è stata senza alcun dubbio fra le scuole più migliori d'Italia in ogni caso. Ok, no, ce l'avevamo vista, scusa Cogliano, che scusa mia. Perché stavo facendo quel discorso che tra poco vi farò su un importante processo. Vabbè, ma sulla fase vorrei coinvolgere anche per altre faccende, perché loro hanno parlato poco, ma di loro abbiamo parlato poco. Allora cominciamo con Cesare De Luca. Qualità, caratteristiche. Cesare De Luca è un esterno difensivo moderno, sa fare le due fasi, sia la fase difensiva sia la fase offensiva. Ha una grande corsa, è veloce, è il caratteristico terzino fluidificante, tanto per stare. Si adatta sia al giocare a 4 che a giocare col 3-5-2, può fare anche il quinto di centrocampo. È un ragazzo che ha una grande caratteristica, l'applicazione, ti segue sempre, apprende con facilità, ma soprattutto ha una dote importante, vuole arrivare a tutti i costi ed è molto grintoso. Come però, però vi faccio una domanda, sì. Qualora dovesse rimanere a Siderno, quindi a questo punto lo farà giocare titolare o va in cerca di un giocatore che gioca nella categoria? Perché la differenza sta in questo. Un ragazzo che parla così bene, che fa vi parte spiego subito, se dovessi rimanere io loro faranno parte sicuramente della rosa di prima squadra, perché non è una scelta a caso aver portato in prima squadra i 99, volevamo essere un anno avanti per averle pronte l'anno prossimo, questa è stata la scelta, e questo per quanto riguarda Cesare. Per quanto riguarda Agostino Fodia, penso che lui non ci credeva nemmeno che potesse esordire. Lui è uno che si applica molto, non parla mai, è sempre posato, compiuto, e ha una bella corsa, è un cavallone di fascia, forse il limite deve affinare un pochettino di più la tecnica, però è uno che ci mette tanta volontà e tanta grinta. Il problema suo è che probabilmente forse per studio potrebbe trasferirsi, e questo è un grande problema. Parlo di Agostino, certo, sì, con la maglia gialla, e quindi proprio per questo. Però vi posso dire che se dovessi rimanere io sono due ragazzi che faranno parte della. Allora squadra. Sentiamoli. Allora, intanto Cesare, se concorda con quanto diceva sul tuo conto il mister, e poi come ti immagini il tuo futuro nel calcio? Sì, concordo in pieno con mister La Face.
Ho avuto un percorso di crescita quest'anno, sono partito dal 1° agosto e se sono arrivato ad esordire l'altro giorno è grazie alla Face e grazie soprattutto anche a Mister Carabet, che è il mister della Juniores. Sì. Che grazie a loro e anche ai compagni più grandi che mi davano... Che non ci siamo scordati, la Face lo ricordavo subito, a beneficio di chi si è posto solo ora alla visione, no? A tutti i collaboratori, tutti quelli che hanno contribuito a questi successi in atto della Siderno. Ne abbiamo parlato di Carabetta, vai c'è. Anche grazie agli over che danno consigli importanti e vanno seguiti. Nonostante... Il futuro come te lo immagini? Il calcio? Io l'anno prossimo vorrei, cioè, penso di restare... A Siderno, cioè la mia città, per me è un onore giocare a Siderno, cioè sì. sono felice. Vabbè, non mi direi che è un punto d'arrivo, no? È una grande partenza. Dove vorresti andare a giocare? Cosa ti piacerebbe indossare? Quale maglia? Io sono interista, poi interista. Dove... Vabbè, insomma, la sparata proprio grossa, vabbè, no, te lo auguriamo, per carità, no, pensavo... Vabbè, no, ok. Invece Agostino, cosa da dire su di Scoppa? Cioè, nel senso, cosa concorda con quanto diceva? Ah, ho fatto un identikit, diciamo, perfetto. Vero? Reale? Sì, vero. Bene. Perché io non ho una formazione completa sotto il punto di vista calcistico, perché... Questo sport non è che appunto ho giocato da giovane, da piccolo, infatti è appunto a 5 anni che pratico questo sport e già essere qua per me è un grande traguardo. Purtroppo mi sarebbe piaciuto continuare col Siderno, con la squadra che sono da 3 anni, sì. Solo che per ragioni di studio dovrò salire al nord e quindi continuare. Ma giocare al nord, no? Proverai. Per hobby continuerò con qualche squadra, sì. Occasione, perché no? Allora, non so chi era intervenuto prima, adesso sto scusa, siamo su sì, sul finire. Rideva. Quindi non lo facciamo più parlare. Non lo facciamo più parlare? Dell'Inter rideva. O lo vuole sentire con gli altri? Ridevi sull'Inter? Torino? No, io a Nino, con Nino. Con Nino ho avuto il piacere di stare adesso insieme, proprio veloce, ha detto lui, al calciomercato, spero sì. Di rivederlo di nuovo quest'anno, sicuramente lo rivedremo, ma so che il mister vicino a lui gli sta a cuore, lui non ce lo dice, ma sono sicuro che sarà il prossimo allenatore del Vocale. Io fino al 30 giugno sono del Vocale, dopo non lo so. Allora, stai sbagliando Antonio. Tu insisti... Gli facciamo la domanda di riserva, ce l'ho pronta, cioè sul futuro del Vocale, poi ancora non abbiamo parlato, ma prima vorrei che mi dicesse tutto sull'ultima giornata, sì lo so, ancora si deve disputare, però ecco, nella sfera di cristallo, tutta quanta l'ultima giornata del campionato tuo, catalano. Sì, noi domenica affronteremo... Vuoi anche le altre? Vuoi intanto Rosarno? Noi che, affrontiamo insomma, il Rosarno, poi... È condannata già. Fisso messaggio. Sì, a è condannata play out. Sì, poi ben inteso, secondo me la partita più importante dell'ultima giornata di campionato sarà Caulonia-Gioiese, perché al Caulonia serve un punto mentre la Gioiese serve la vittoria per evitare definitivamente play-out. Quindi diciamo tutto sommato che ci sarebbero 2 partite importanti nel prossimo turno, no? Sì. L'altra è quella appunto tra le prime due che si... Sì, tra Sorci c'è poi c'è il... Quindi l'unico dubbio è questo qui, Caulonia-Gioiese. Sì. Perfetto, sì, prego la faccio. Posso fare una domanda io ad Antonio Chiesa? Hai parlato solo tu. Ah, domanda! Ma no, gliela devo fare io stavolta. Okay. Siccome lui insiste sempre su questa situazione... È la prima volta che ti capita, Torino, beccatela, via. Torino, rispondimi. Se potessi dare un consiglio alla dirigenza del Siderno, che allenatore consiglieresti? Fai un nome. Ma io consiglierei la Face, l'ho detto Tonino, tu sei... La sai lunga, Tonino. No, mister, tu lo sai la mia stima che ho nei tuoi riguardi. È reciproca. Eccezionale. Hai un carisma eccezionale che pochi allenatori hanno. E in questa categoria, che è tutto sangue, e purtroppo tu sei il migliore, ma non lo dico perché sei qui, l'ho sempre detto e l'ho ripetuto. È chiaro però, mister, che come tanti altri hai tu pure tu i tuoi difetti, se no con saresti il numero uno. Non c'è però dubbio. Io ho sempre conosciuto in te questa sanguignosità che tu metti a disposizione dei ragazzi, tant'è che si è visto che nelle ultime partite ti hanno seguito a dovere e hai portato il Siderno dove merita, dove in questo momento merita, perché secondo me, come
si è perso molto in quest'anno. E la colpa è stata pure tua, Sicuramente. Ok. Dobbiamo fare in fretta. Allora, subito sul futuro, Cogliandro, Bocale. Adesso con le braccia conserte questa sera, ma immagino che suppongo stia già lavorando a qualcosa. Allora, intanto ci facciamo questi playoff con la speranza di poter ancora andare avanti. Poi? E dopo vediamo, se non prima finiamo i playoff, onestamente. Non parla per nulla, insomma, del futuro, Ho ben poco da dire, se non prima appunto finiamo questa fase. Cittanova, Siderno, Savasta. La verità è che comunque... Che succede? Forza Savasta. No, mi sono emozionato perché infatti volevo salutare la mia famiglia da Palermo, e poi la famiglia della mia ragazza e la mia ragazza. Quindi fantastico, li salutiamo. Ma Cittanova di Siderno. Gli streaming che ci stanno guardando. Sì. Penso che per noi un punto è matematico. Sì. Come dicevamo poco fa, che succede imponderabile per andare a fare i playout, la prepareremo come tutte le altre, perché giustamente andata vinse Cittanova, ma non senza faticare, a ricordo la partita, sì. Sarà un'altra partita adesso, ovviamente. Eravamo come tante altre occasioni molto rimaneggiati, sì. Ma ci sono 10 punti, Savasta, ci sono 10 punti di differenza, non credo che giocheranno con il coltello tra i denti, no, del cittanovese. Vabbè, però noi la dobbiamo preparare per come dobbiamo giocarla noi. Non dobbiamo pensare alla cittanovese, perché nessuno ci regala niente ed è giusto così. Finito? Avete finito? Andrea, come te lo immagini il futuro? Cosa vorresti che capitasse a Gioiosa Ionica? Cosa conservare per il futuro, per il prossimo anno? Oramai, insomma, stiamo un po' smobilitando, vero? Guarda, acquisita, sicuramente un punto di partenza sarebbe il mister. Tu vorresti... Intanto certo, penso a nome di tutti, assicurarti il mister Scorrano, certo, del prossimo anno. Poi qualche altra cosa da salvare? Così, poi per noi che siamo tante cose da salvare da quest'anno, vero Andrea? Certo, no, vabbè, sì. Ma poi i compagni, il gruppo, per me poi è quasi sempre lo stesso. L'unico dubbio ci sarebbe su Vallelonga. Su Vallelonga, sì, sì, su Vallelonga. Però su una cosa andate d'accordo. Rossi... Chi ha avuto più espulsione tra i due? No, beh, quest'anno due, soltanto io. Hai vinto tu quest'anno? Ha vinto, sì, Andrea, sto parlando. No, su difendo subito. Ha vinto Andrea. No, abbiamo pareggiato, mi sa. Avete pareggiato o hai vinto, Andrea? Scusami. Adesso un giallo nel finale. Sì, no, ho vinto io. Ultimo turno, sull'ultimo turno della Serie D. Siamo proprio noi, siamo all'ultimo turno qua, siamo sul finire. La Serie D e chiudiamo con questa puntata. Risultati veloci, Aversa fuori casa batte Pomigliano 1-0. Sono due partite che mancano, Pino, due. Mancano due partite, sì, terz'ultimo turno era questo giocato. E c'è una sentenza che potrebbe aprire le porte. Ora ne parliamo, non mi bruciare quella che è la cosa sensazionale di chiusura. Allora, Igea Castrovillari 1-0, Cavese Sarnese 4-0, Gela Turris 3-0, poi Gragnano Palmese 4-0, Rende Due Torri a Tavolino 3-0, Frattese Gladiator 3-3, Roccella Sersale 4-2, Sicula San Catanese 3-2. Noi avremmo del materiale su Palmese, però non faremo in tempo. Abbiamo ancora il servizio sulla Roccella. La classifica: Sicula 73, Cavese 63, Igea Rende 62, Palmese 56, Gela 53, Frattese 50, Turris 46, Gladiator 45, Gragnano 44, Pomigliano 42, Aversa e San Catanese 39, Roccella 36, Sarnese 29, Castrovillari 28, Sersale 13, Due Torri 4. Gesualdo, poi il servizio su Roccella e poi quella faccenda lì, dai. Velocemente per dire che ormai la Sicula è già in Lega Pro. Per quanto riguarda la playoff e il playoff, mi pare che non c'è differenza tra le squadre che ormai stanno occupando dal secondo al quinto posto. Quello che ci riguarda è la retrocessione. La Sarnese si è rovinata perdendo 4-0, ma ormai è una squadra che sa benissimo che deve sperare nei playout, perché se le cose vanno in un certo modo potremmo anche evitarle. Il Castrovillari si è rovinato perdendo in casa questa partita e le Roccella, non dimentichiamoci che da un periodo negativo come ha avuto, con parecchi risultati negativi,
qualificativi che l'hanno portata in una posizione dove non ci faceva sperare niente, da 4 partite e 4 vittorie si è riportata in una posizione dove ci potrebbe anche essere un miracolo e salvarsi addirittura senza con la salvezza diretta, senza play-out. Sarebbe veramente un'impresa. La soddisfazione sarebbe enorme per la società nuova e naturalmente per l'allenatore, come si è sempre detto, perché effettivamente sembrava quest'anno che i play-out non l'avrebbe assolutamente evitati. Quindi evitare di fare i play-out sarebbe un miracolo, però farli anche in casa, dovendolo fare in casa, è già un vantaggio enorme. Quello che dispiace è per il Sersale Castrovillare, le due calabresi che ci hanno veramente deluso, e due calabrese, Palmese e Rende, che ci danno l'opportunità di vederli andare oltre. Cogliandro, facciamo fuori Rocella e poi chiudiamo veramente. Non bisogna poi dannarsi tanto per questi playoff, per quello che valgono, per quello che abbiamo visto anche lo scorso anno, dove altre squadre hanno fatto il salto di categorie. Diciamo che gli ultimi anni ne sono sempre saliti tre, cioè due. Speriamo che ci senta regolarmente, che la prossima persona di Rocella. Regolarmente due, i primi di ogni girone e il terzo è quasi sempre. Infatti mi sembra che il Siderno sia stato uno dei beneficiari. Servizio sulla Rocella e poi andiamo al caso Dirty Soccer. Quarta vittoria consecutiva per il Rocella, che sotto i colpi di Laribi, Ficarrotta e Santa Guida nel finale batte un Sersale in grado di riacciuffare un match che sembrava già chiuso dopo i pochissimi minuti. A salvare il Rocella è stato un calcio di rigore più che provvidenziale dopo appena 2 minuti dal pareggio di Lenoci, trasformato egregiamente da Laribi. I 3 punti consentono a Rocella di staccare ulteriormente Sarnese e Castrovillari, sconfitte rispettivamente da Cavese e Igea Virtus, portandosi così a 7 lunghezze di vantaggio rispetto ai campani e a 8 dai cugini del Pollino. Tornando al match, Galati si affida nuovamente al 4-3-3. Venuto dal canto suo, schiera il solito 4-3-1-2. La partenza è bruciante per i giallorossi, che dopo appena 5 minuti crollano sotto i colpi di Laribi e Ficarrotta, autori entrambi di 2 calci piazzati, in grado di spostare fin da subito l'equilibrio del match. La gara di fatto parte più che in discesa per Minici e compagni. Ficarrotta inoltre mette più di una volta in serie difficoltà sia Paviglianiti che Squeglia, costretti costantemente al fallo per fermare l'ex giocatore del Noto. Nonostante una buona occasione sciupata da Rodriguez intorno alla metà della prima frazione, il Rocella comincia a rilassarsi troppo, commettendo errori banali e concedendo sempre più spazio agli avversari, che ne approfittano solamente a pochi minuti dall'intervallo, quando Aprile, dopo un bel traversone tagliato da Paviglianiti dalla sinistra, accorcia le distanze, anticipando Sorrentino e Mittica. Nella ripresa il ritmo e le emozioni non calano. Prima Rodriguez, da pochi passi, non riesce a trovare lo specchio della porta, dopo una deviazione provvidenziale della difesa giallorossa sul solito corner a tagliare di Laribi. Poi dall'altra parte il Sersale sfiora il gol del pari con una bella punizione di Lenoci, terminata di poco al lato dalla destra di Mittica. Il Rocella tuttavia non riesce a trovare gli spunti necessari per chiudere la partita, ed è così che i giallorossi all'ennesimo tentativo trovano il gol del clamoroso pareggio. Lenoci, dopo un corner allontanato malamente dalla retroguardia roccellese, riesce a beffare Mittica e Minici sul primo palo con un traversone velenoso dalla destra che si insacca in porta davanti allo stupore generale del Muscolo. Il clamoroso gol del pari, nonostante tutto, non taglia le gambe ai padroni di casa, che al primo accenno riescono a trovare un penalty molto contestato dagli ospiti, grazie ad una bella giocata di Santa Guida. Dal dischetto Laribi spiazza Bambino, riportando il Rocella in vantaggio. Gli ultimi minuti sono di sofferenza per gli Amaranto, con il Sersale, che prima recrimina per un calcio di rigore non concesso dal direttore di gara, e poi va vicinissimo al 3-3. Con gli ospiti riversati totalmente in attacco alla ricerca del gol, arriva la rete del definitivo 4-2, con Santa Guida che in partenza non lascia scampo all'estremo difensore giallorosso, chiudendo la pratica. 4 gol e 4 vittorie consecutive per il Rocella, un andamento incredibile nelle ultime 5 gare alla pari di Rende e Sicula. Ora l'obiettivo salvezza diretta non è più un sogno. Come sta Zampaglione, la faccia? Sì, ci sentiamo spesso con Mimmo,
fortunatamente ha evitato l'intervento al crociato, ha un disturbo al collaterale, si sta allenando col dottore Favasulo della Regina e sta facendo la reazione con lui. Un paio di giorni fa mi aveva detto che per la prossima stagione sarà pronto. L'avanti del Roccella che è stato sfortunato. È molto sfortunato. Ma il giocatore che ti piace di più invece il Roccella è la Rib. Allora, il Roccella si salva se fa un punto in più del Sersale, vero Gesualdo? Certo. Mi volevi dire qualcosa, Tonino, a proposito di dirti soccer? Chi è che rischia di più? No, io credo che, allora, premesso che la sentenza uscirà il 2 maggio. Il 2 maggio, c'è la sentenza. E poi c'è anche da dire che è lo stesso giudice che aveva fatto la prima sentenza, per cui se si ripete quello che è stato fatto in primo grado, sì, secondo me il Roccella è già salvo, perché per questi motivi qui. E chi scende? Anche perché tieni presente che se dovesse succedere questo entra in ballo anche il Gela nei playoff, che adesso è al sesto posto, per cui sì, la classifica... Allora, chi rischia di più è la Palmese, chi rischia di più è la Palmese, giusto? La Palmese secondo me rischia molto, ma no, quella che rischia di più è l'eccellenza. Se il Castroviller gli viene tolto qualche punto, ma il Castroviller pure che gli togli qualche... Dovrebbero togliere non tre ci sono punti, ma... punti e il Roccella non farebbe neanche nei playout. Invece nell'eccellenza, cosa che interessa di più agli amici qua di Siderno, è Sambiase che rischia di più, vero la faccia? Il Sambiase, io so che la settimana scorsa, per quanto riguarda questo, ma questo è di dominio pubblico, insomma, è stato rigettato il ricorso al collegio arbitrale. Non lo so, è chiaro che... E penso che c'è il Sambiase, non ricordo bene se c'è anche lo Scalea, però è chiaro che se dovesse capitare e se dovessero confermare la prima sentenza, ci sono quattro punti in ballo. Ora, quindi, voi immaginate con quale animo si vada a giocare questo doppio turno così conclusivo e poi come ci si dovrebbe preparare ai play out. Nella malaugurata ipotesi per Roccella, poi mi pare che debba giocare il giorno di San Vittorio, il santo patrono del posto, pensate un po' voi, che thrilling finale. Allora, io direi di non analizzare per niente, vero Chiera, il discorso di chi sta meglio, di chi sta sopra, cioè San Cataldo e Aversa, vero? Li vogliamo escludere, esatto, anche perché loro hanno due jolly da giocarsi, che si chiama Due Torri, e quindi e poi c'è lo scontro diretto favorevole, quindi non ne parliamo minimamente, giusto? Quindi l'unica cosa da sperare è che si faccia un punto più del Sersale, possibile? È possibile perché della Sarnese, scusa, la Sarnese a vincere perché non potrebbe andare a vincere contro l'Igea. Sì, e secondo te, lo chiedo anche a Gesualdo subito dopo, Sersale Sarnese. Ma guarda, a Sersale non ti scordare che alla Cavese mi pare che ha perso a Sersale. Forse il Sersale è il campo il Sersale è il campo della parte sua, che tutte le squadre ci ha rimesso pure le penne la capolista, Castrovilla, come dice Gesualdo, poi può pesare alla fine, secondo me potrebbe anche starci una sconfitta, anche se ormai arrivederci Serie D. Gesualdo? No, io sono convinto che il Sersale farà di tutto per battere intanto una squadra che consente alla squadra calabrese di rimanere in Serie D, e poi il Sersale in casa, da quando ha cominciato a giocare in casa, ha dato filo da torcere a tutte le squadre che ci hanno giocato contro, al punto che continua a dire che se il Sersale non avesse avuto la difficoltà di giocare in casa le prime partite, oggi non sarebbe in quella posizione. Cogliandolo, sì, come finisce questo campionato? Di Serie D. Serie D. Vabbè, abbiamo parlato della Leonzio senza alcun dubbio, ha strameritato. Per quanto riguarda la parte inferiore, spero che almeno il Castrovillari rende Castrovillari il derby di domenica. Il rende secondo me è molto più forte obiettivamente, perché il Castrovillari qualche freccia nell'arco ce l'ha pure, non ti credo. L'attaccante in particolare. Tu pensi dopo la sconfitta di ieri, insomma, abbia un po' ammainato bandiera a questo punto? Spero di no, perché purtroppo sai, noi siamo legati pure alla situazione playoff, è molto importante per quanto anche per voi. Bene, ringrazio allora Cesare De Luca e Agostino Futia, i giovani del Siderno, poi al navigato Luca Savasta, Nino Cogliandro, direttore sportivo della Bocale, mister La Face del Siderno. Buonasera. Uno speciale è stato il tuo questa sera. Buonasera. Veramente compiacimento ampio.
Gesualdo Albanese, e poi i ragazzi della Gioiosa Ionica, ancora meriti e complimenti per ieri, avete onorato questo campionato, Nicola Catalano, Giuseppe Vallelonga e Andrea Nesiti, complimenti anche a voi, grazie a Torino Chiera che è intervenuto telefonicamente e soprattutto a voi amici a casa, con voi ci rivediamo lunedì 8 di maggio, la prossima non ci saremo, primo di maggio. Grazie, buonanotte, grazie Tonino, ciao, buonanotte. Buonasera. Ciao Pasquale. Ceramiche, il punto di riferimento per le soluzioni della vostra casa. Sanitari, arredo bagno, ceramiche, termoidraulica, tutto all'insegna della qualità di prodotto. Tra Edil Ceramiche, a Roccella Ionica, in via Gramsci. Cortese Serramenti. Lo trovi sulla strada statale 106 Stignano Mare, Reggio Calabria. Telefono 0964 77 30 14. Oppure vai sul nostro sito www.nicolacortese.it. Cortese, il futuro di domani. Scali Arredamenti ti aspetta a Gioiosa Ionica con il suo nuovo e ampio showroom, con le ultime novità delle cucine Scavolini, ma anche il design innovativo di Ernesto Meda. Scali Arredamenti pensa anche ai più piccoli, con le camerette Moretti Compact e con la possibilità di avere la progettazione in 3D. Vieni a trovarci a Gioiosa Ionica, nel Viale delle Rimembranze 110. Ti aspettiamo! Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. A Bovalino c'è Abamed e i suoi servizi sono fisioterapia e posturologia, prevenzione, diagnosi e cura per ogni tipo di traumatologia sportiva, rieducazione motoria e funzionale, riabilitazione respiratoria, attività adattata e compensativa, ginnastica posturale, massoterapia decontratturante, massoterapia riflessogena, massoterapia per drenaggio linfatico post intervento, riflessologia plantare, TECAR, nuovo servizio, valutazione posturale, analisi stabilometrica, analisi baropodometrica e analisi posturale 3D. Abamed, bioingegneria dello sport. Ci trovi a Bovalino in via Primerano 4.